Buongiorno a tutti. Io con dolcezza ma anche con fermezza inizierei, così possiamo dare la via ai lavori che oggi sono molto densi. Vi ringrazio per essere così numerosi a seguire questo evento incentrato sulla politica di coesione, soprattutto in vista dei futuri cambiamenti, ma al centro di un dibattito molto importante, come sapete, che è un dibattito strategico e politico sul futuro dell'Unione. E all'interno di questo dibattito chiaramente la coesione ha un ruolo cruciale. Saluto Fabio Massimo Castaldo che ci ha raggiunti. E poche parole per dirvi perché la rappresentanza in Italia della Commissione europea e in collaborazione con l'ufficio del Parlamento europeo, che saluto e che ringrazio, perché questo evento sarà anche l'inizio di una collaborazione molto stretta che avremo in prospettiva delle elezioni del 2019, di questo grosso appuntamento del prossimo anno. Ecco perché abbiamo voluto mettere insieme tutti gli attori principali intorno al tavolo e discutere di quelle che sono le prospettive generali, anche più specifiche legate all'Italia, in una giornata dedicata a questo. Perché a livello di bilancio richiamo alcuni elementi che vi sono già noti, ma che mi sembra importante citare velocemente. Come sapete, ci troviamo in un momento che non è business as usual, cioè non è un momento di ordinaria amministrazione, di ordinaria programmazione. È un momento in cui fronteggiamo la perdita derivata dalla Brexit, che è stato calcolato più o meno, si quantificherà tra i 10 e i 12 miliardi di euro l'anno in riduzione del budget comunitario. Budget, lo ricordo ancora una volta, che è veramente esiguo, e lo sottolineo perché in questo paese spesso, penso anche in altri, ma io parlo per il paese in cui mi trovo e ho l'onore di rappresentare la Commissione, si pensa che il bilancio dell'Unione Europea sia enorme, che i costi della burocrazia siano ancora più enormi e che le cifre siano grandissime. Ricordiamoci che il bilancio dell'Unione è pari più o meno all'1% del prodotto interno lordo degli Stati membri, quindi è una veramente fettina abbastanza esigua, e in più che, se volete quantificarlo, appunto si aggira quindi a circa 1.000 miliardi per il periodo di programmazione. Quindi, e in più deve adesso invece è chiamato a sopperire a delle esigenze politiche, a delle sfide sempre più grandi, che sono in particolare la migrazione, la sicurezza, il terrorismo, ma anche tutte le sfide legate alla globalizzazione, se vogliamo, che chiaramente non erano sull'agenda in modo così drammatico, almeno fino a qualche anno fa. Ed è per questo che questo dibattito sul budget si incentra tutto su un budget orientato alle scelte politiche e alle priorità d'azione. Quindi si spende in base alle priorità politiche che ci daremo. Come sapete, la Commissione presenterà il 2 maggio la sua proposta formale, ma abbiamo già presentato un documento di riflessione, diciamo, un contributo al dibattito, che ha avuto il merito, da un lato, di dare tutti i dati necessari, diciamo, dall'altro di sottolineare l'importanza della tempistica, quindi l'importanza di adottare in tempi utili il prossimo quadro pluriennale, evitando stalli che abbiamo già sperimentato purtroppo in passato, ma soprattutto, questo è il dato che mi piace sottolineare di più, mettendo finalmente dei cartellini di prezzo, dei price tags, per tutte le opzioni che si prefiggevano. Quindi dicendo appunto chiaramente che se vogliamo per esempio darci, come faccio solo questo esempio, come priorità politica quella di proteggere le frontiere, nuova grossa sfida legata alla migrazione, avremo chiaramente diverse stime che vanno dai 20 miliardi ai 150 miliardi a seconda di quello che vogliamo fare. Quindi se vogliamo avere un potenziamento di Frontex, oppure se vogliamo arrivare a un sistema congiunto di protezione stile un po' americano delle frontiere, questo ci costerà, avrà una cifra importante. Come capite, tutto questo non è neutrale, non è indifferente. Si parla molto anche di aumentare le risorse proprie dell'Unione Europea,
si parla di condizionalità moltissimo, quindi della possibilità di condizionare l'accesso ai fondi al rispetto di meccanismi o anche al rispetto dei principi fondamentali dell'Unione, che è ancora più controverso. E non mi addentro chiaramente in questi dibattiti perché saranno l'oggetto dei relatori che mi seguiranno, però questo, diciamo, è il senso del dibattito più ampio in cui questo convegno di oggi si colloca. Saluto anche David Sassoli che ci ha raggiunti, buongiorno. E sulla politica di coesione, qualche breve accenno prima di avviarmi alla conclusione. La politica di coesione, come sapete, è il volto, è la faccia della solidarietà europea, è quello che più dimostra ai cittadini il valore aggiunto, perché lo dimostra con cose concrete, con infrastrutture, con ponti, con restauri, con realizzazioni sul territorio, lo dimostra con aiuti al terremoto, lo dimostra in vari modi, e quindi è la faccia più concreta, più tangibile, quella che si può toccare proprio della Unione Europea. Questa politica è importantissima per l'Italia, rappresenta non solo una grossa fetta del bilancio a cui mi riferivo prima, ma è importantissima per l'Italia, che è il secondo beneficiario in Europa, ricordiamolo, con circa 42 miliardi di euro allocati per il periodo attuale, e chiaramente ha permesso nel corso degli anni di realizzare opere importantissime. Cito soltanto una per tutti, solo perché sono stata più volte, ho aperto anche il cammino di accessibilità, al grande progetto Pompei, che tutti conoscono, ma non tutti i cittadini sanno che è stato finanziato anche con fondi europei. Chiaramente da questo punto di vista, e concludo, è importantissimo che la politica di coesione resti un pilastro, un elemento essenziale della costruzione europea, proprio perché in qualche modo è il nostro biglietto da visita, la nostra prima entrata per far capire che l'Europa ha valore aggiunto e ha un valore molto molto concreto per i cittadini. Saluto quindi, oltre ai vicepresidenti del Parlamento Europeo che ho già salutato via via che venivano, saluto anche chiaramente Nicola De Michelis, che è il capo gabinetto della commissaria Creu, la direttrice Vittoria Aliata di Villafranca, che parlerà nel seguito della giornata, l'onorevole Raffaele Cicu della commissione Salvatore, non so che gaffe, l'onorevole Cicu della commissione Regi. È bello Salvatore, ci piace moltissimo. E nel pomeriggio ci sarà anche l'intervento, ci saranno vari ospiti istituzionali, come sapete, anche l'intervento di Maria Ludovica Agrò. Ringrazio anche i nostri coordinatori degli interventi della giornata, che sono il dottor Chiellino del Sole 24 Ore nella mattinata e il dottor Gallo nel pomeriggio. E spero di non aver dimenticato nessuno, e vorrei anche ringraziare tantissimo i centri Europe Direct, che ci aiutano sempre, sono anche loro appunto qui presenti in forza, ci aiutano sempre a rendere ancora più efficace la nostra azione nel territorio. Nel dare l'avvio a questa giornata, l'auspicio è davvero che alla fine possiamo tutti trovare o aiutare a trovare la quadra per il futuro della politica di coesione, nello spirito di costruire sempre più ponti per connettere all'interno dell'Unione Europea anziché muri per separare. Vi ringrazio e vi auguro buon lavoro. Buongiorno a tutti. Allora, visto che abbiamo accumulato un po' di ritardo, inizierei subito con il programma della mattinata, ma prima vi segnalo che sulla pagina Facebook della Commissione europea c'è una diretta della rappresentanza italiana, c'è un Facebook Live.
attraverso cui si potranno rivolgere delle domande a cui poi cercheremo di rispondere, i relatori cercheranno di rispondere nel corso della giornata. E, come ha già segnalato la dottoressa Covassi, siamo in un periodo molto molto delicato sia a Bruxelles che a Roma, come sapete meglio di me, per tante ragioni infatti. Noi cerchiamo di concentrarci sulla discussione sul prossimo quadro finanziario pluriennale, che è il budget settennale dell'Unione Europea, quindi il post-Brexit è stato chiamato, perché partirà nel 2021 e dovrà gestire una serie di criticità, come ha già segnalato la dottoressa Covassi. Io inizierei con Fabio Massimo Castaldo, il vicepresidente del Parlamento Europeo, che ci darà un quadro di quelli che sono gli obiettivi, dovrebbero essere gli obiettivi del quadro finanziario pluriennale, anche alla luce della posizione approvata dal Parlamento nelle scorse settimane. Scusate, solo una cosa. Visti i tempi, io direi 10 minuti al massimo per ogni relatore, poi cerchiamo di interagire con la sala, sia con Facebook sia con chi è presente qui, in modo tale da cercare di rendere animato il più possibile il dibattito. Grazie, innanzitutto permettetemi di ringraziare di vero cuore la dottoressa Covassi e tutto lo staff per questo invito estremamente prezioso in un momento che, come è stato ricordato nell'introduzione di questo evento, è un momento di grandissime sfide politiche. L'Unione Europea nel corso della sua storia ha dimostrato, proprio nei maggiori momenti di difficoltà, di trovare un impulso rinnovato nel rilanciare il progetto e nel sormontare queste difficoltà proprio con la sfida dell'ambizione, ponendosi dei paletti, degli obiettivi più alti per ricompattare il fronte. Certo, questo è un fronte quanto mai frastagliato e diviso. Potremmo, da un certo punto di vista, dire che oggi esistono due dinamiche all'interno dei paesi dell'Unione. C'è un asse nord-sud che si scontra sul tema dell'economia, c'è un asse ovest-est che si scontra proprio sul futuro stesso dell'architettura e della costruzione europea, tra chi vorrebbe puntare a un'Unione effettivamente sempre più stretta e in grado di farsi carico anche di certe sfide che forse non possono neanche essere risolte a livello nazionale, e chi invece la concepisce solo ed esclusivamente come un mercato unico, e faccio riferimento ai paesi di Visegrad. Certo, ovviamente il bilancio non può che essere lo strumento, il quadro finanziario pluriennale, di questa scelta di fondo, di questa scelta di principio. Ci sono delle sfide che sono emerse nel corso di questi anni e che si sono sensibilmente rafforzate come nostre priorità. Veniva ricordato e viene spesso ricordato quanto la pressione migratoria, i cambiamenti climatici, la sicurezza e la difesa, la digitalizzazione. Mi permetterei di aggiungere a queste la globalizzazione e anche le sfide derivanti dall'automazione, la necessità di riconvertire interi settori della nostra economia che vedranno nel corso dei prossimi anni sparire milioni di posti di lavoro. E quindi l'azione del bilancio dell'Unione e l'azione dell'Unione stessa dovrebbe cercare di convergere su quei settori a più alto potenziale che possono andare a colmare questo nuovo divario, questo nuovo, ovviamente, messa in crisi dal punto di vista occupazionale, rilanciando il famoso pilastro sociale, che è sempre stato, mi permetto di dirlo con una punta di amarezza, un po' la cenerentola delle politiche dell'Unione. Spesso viene evocato, tutti sono d'accordo sul fatto che ci si debba convintamente investire, e poi all'ultimo non si riesce mai a concretizzare in un'azione politica degna dell'importanza che ha. A questo però si aggiunge un'altra sfida, che è una sfida prettamente appunto legata alla sostenibilità del bilancio, e quella aperta ovviamente dalle conseguenze della Brexit. C'è chi parla di 10 miliardi, chi di 12, chi di 14, in ogni caso si tratta di una cifra considerevole. E in un momento in cui si intravede una ripresa economica ancora piuttosto precaria,
è timida in un momento in cui ovviamente bisognerebbe invece completare delle riforme importanti come quella dell'unione bancaria per garantire la nostra resilienza a eventuali ulteriori shock. È chiaro che chiedere agli Stati membri di aumentare i loro contributi diretti, di aumentare i loro versamenti ogni anno, potrebbe ulteriormente alimentare e avvelenare in un certo senso il dibattito politico. E allora, se non vogliamo rinunciare a questa ambizione, a questo punto bisogna cercare di forzare un po' la mano su un tema come quello delle risorse proprie, che è stato finora oggetto di riflessioni importanti, ma che non ha visto passi significativi, perché il rischio altrimenti è stato già ben delineato purtroppo nelle discussioni tanto al Parlamento europeo quanto al Consiglio, nell'ambito appunto della nostra dialettica. Il rischio è proprio di mettere in discussione completamente le politiche di coesione per come le abbiamo conosciute. C'è chi ha proposto il taglio di un quarto dei fondi, circa 95 miliardi in meno, e questo vorrebbe dire per il nostro Paese dover rinunciare alle politiche di coesione in tutte le regioni eccetto quelle meridionali, considerate appunto come meno sviluppate. E tanto si potrebbe anche dire, secondo me, dei criteri che adottiamo, perché guardare esclusivamente o prevalentemente il PIL di una regione in realtà non ci dà sempre una fotografia sincera della realtà del nostro territorio, perché anche all'interno della stessa regione possono sussistere ovviamente delle differenze non indifferenti. Penso alla regione Lazio, che ha la capitale Roma, che ovviamente ha un impatto economico significativo, ma penso anche alle sue aree periferiche che si trovano in certi casi in condizioni non dissimili rispetto ad ampie parti del meridione. Ma c'è uno scenario che per noi è ancora più inquietante, è la possibilità di un taglio di un terzo dei fondi. Vorrebbe dire che paesi come il nostro di fatto sarebbero completamente esclusi dalle politiche di coesione, affidando a queste l'unico compito di sviluppare i paesi dell'est Europa, i paesi dell'allargamento del 2004, che ovviamente hanno ancora un ritardo di sviluppo significativo rispetto all'aggregato a livello economico dei nostri paesi. Questi due scenari sono esattamente quello che noi come sistema paese dobbiamo evitare. E lo dico, e sono contento che ci siano anche i colleghi delle altre forze politiche, perché in un momento di transizione come questo, in un momento in cui noi non abbiamo ancora un esecutivo, possiamo e dobbiamo impostare questa sfida per vincerla solo se ci rendiamo conto che c'è un interesse nazionale da difendere e da perseguire, ma c'è un interesse anche europeo da difendere e da perseguire, perché per molte delle nostre regioni, ma anche per tanti enti locali, la politica di coesione rappresenta ancora oggi una delle poche voci attive, una delle poche possibilità effettive per poter avere un impatto di progetti che abbiano effettivamente una ricaduta. E su questo io dico che bisognerebbe andare anche oltre, e va bene ed è fondamentale sostenere, come è stato detto mi pare anche nel position paper da parte del governo italiano, che bisognerebbe assolutamente scorporare il cofinanziamento nazionale dei fondi SIE dal calcolo del patto di stabilità e crescita. Premesso che io personalmente, ma anche altri, siamo contrari al patto in sé e ne vorremmo un deciso superamento, ma non è oggi questo l'oggetto della nostra discussione. Se non si capisce che queste risorse rappresentano un investimento per l'intera Unione e se ci si ostina a seguire un po' la logica del calcolo dei ragionieri, noi rischiamo in alcuni casi di perdere e di non investire efficacemente queste risorse perché ci manca il cofinanziamento. Qualcosa che assolutamente noi credo dobbiamo condannare e rigettare. E così come vi dicevo prima, è necessario non dimenticare che ci sono delle specificità forti all'interno di tutta l'Unione, regioni periurbane, regioni rurali, regioni insulari, che hanno delle difficoltà legate proprio alla natura del territorio, alla natura della loro posizione geografica, e questo al di là dello sviluppo o meno di un paese non può e non deve essere dimenticato. Allora, se si deve parlare di un bilancio ambizioso che mobiliti maggiori risorse, dobbiamo anche dare
come classe politica degli indirizzi, e dal mio punto di vista ci sono delle risorse proprie che possono e devono diventare un pilastro di questo nuovo bilancio. Penso in particolare alla tassa sulle transazioni finanziarie, alla carbon tax, alla web tax. Sono tutte proposte che si discutono da tempo, che devono vedere la luce, onde evitare appunto che si chieda da un lato o un aumento dei finanziamenti nazionali o una diminuzione delle nostre ambizioni. Mi sembra interessante la proposta formulata dei famosi cartellini del prezzo, perché questo ci permette di associare ovviamente una valutazione concreta delle nostre ambizioni, capire quanto possono essere sostenibili, trovare soprattutto e delineare delle priorità politiche dell'Unione, perché non si può fare tutto, questo è chiaro, e non si può fare tutto con lo stesso livello di ambizione, e penso che i cittadini molto giudicheranno l'operato e il futuro dell'Unione in base alle scelte politiche che verranno fatte sulle priorità. Mi sembra una soluzione intelligente e soprattutto una soluzione sincera, pragmatica, piuttosto di in qualche modo lanciarsi in una visione che non sia collegata poi con un'effettiva sostenibilità. Ma voglio ribadire un concetto anche molto chiaro: sarà difficile trovare un accordo su questo. Il Consiglio è quanto mai diviso e c'è una visione ovviamente antitetica tra i vari paesi, ma se si deve parlare di condizionalità su questo bilancio, la condizionalità non deve essere di nuovo una condizionalità macroeconomica, deve essere in primis e soprattutto una condizionalità fondata sul rispetto dei diritti, dei principi e dei valori dell'Unione. Io personalmente più volte ho sostenuto in passato che paesi che si sono rifiutati di implementare la nostra decisione sulla redistribuzione una tantum, che dovrebbe diventare peraltro permanente, delle quote di migranti, dovrebbero vedere i loro fondi di coesione congelati, perché o siamo un'unione nella buona e nella cattiva sorte, o siamo effettivamente un soggetto che va al di là della mera somma degli stati che lo compongono e che persegue un destino comune, oppure ci ritroviamo davanti a chi vuole essere europeo on demand, cioè scegliendo solo quello che gli fa comodo e dimenticando invece che senza principi e senza valori noi perdiamo la nostra ragione stessa di esistere. Quindi da questo punto di vista l'Italia deve insistere, deve pretendere che chi sta traendo beneficio delle politiche di coesione sia coerente con le finalità non soltanto delle politiche ma dell'Unione stessa, e deve secondo me rilanciare con l'ambizione di un paese fondatore che sa bene che le sfide si vincono semplicemente quando c'è la volontà di gettare il cuore oltre l'ostacolo, perché difendere lo status quo, difendere il business as usual potrebbe forse farci perdere quel bene fondamentale, quel valore fondamentale che si chiama tempo, e di tempo temo, visto l'attuale quadro, non ne sia rimasto tantissimo. Vi ringrazio. Grazie onorevole Castaldo. Io approfitto però per chiedere, è molto interessante il quadro che ha fatto, ma coglie il Paese in un momento di estrema vulnerabilità, nel senso che materialmente non abbiamo chi a Bruxelles come governo può affermare questi principi, cercare di chiedere che questi obiettivi vengano perseguiti. Qual è il suo punto di vista su questo? Qual è la soluzione? Cosa possiamo fare? Questa è una domanda. L'altra domanda è più tra virgolette politica. Lei ha citato il Mezzogiorno. Il Mezzogiorno è l'area d'Italia che più beneficia dei fondi strutturali, ma è anche quella che ha più difficoltà a spendere questi soldi per una serie di ragioni che sono tutte nostre, tutte nazionali, scarsissima capacità amministrativa molto spesso. Il suo movimento ha avuto un'affermazione molto forte in queste aree del paese. Che visione avete su questo specifico argomento? In campagna elettorale nessuna forza politica, almeno mi pare, non ha parlato dei fondi di coesione, dei fondi strutturali, almeno da quello che ho percepito io. Grazie.
Ringrazio per le due interessantissime domande. Allora, per quanto riguarda la prima, è chiaro che questo è un momento di fragilità ed è una fragilità che preoccupa me, ma penso che preoccupi tutti quanti i colleghi. È un momento in cui, oltre a discutere il multi-annual financial framework, quindi il quadro finanziario pluriennale, si sta discutendo della riforma dell'Eurozona. L'Unione Europea della Difesa, tramite il fondo EDIDP, che è un po' il progetto pilota del futuro Fondo Europeo della Difesa, che sto seguendo in prima persona a Bruxelles, sta cominciando a prendere corpo. È un momento in cui quindi c'è un treno e l'Italia, per ottenere effettivamente un processo di riforma genuinamente europeo, deve essere agganciata a questo treno e deve far sentire la sua voce, perché la nostra assenza vorrebbe dire costruire la nuova architettura senza prendere in considerazione il più importante dei paesi mediterranei come taglia sia demografica che economica. Come facciamo ovviare al fatto che manca un esecutivo sostenuto da una maggioranza? Con una presa di coscienza e una presa di responsabilità. È necessario che tutte le forze politiche si siedano intorno a un tavolo, è necessario che si faccia lo sforzo di individuare le nostre priorità irrinunciabili, di sostenerle tutti trasversalmente. Ci sono battaglie che non hanno e non devono avere colore politico, e se andiamo a perderle per un campanilismo di bandiera vuol dire che manchiamo a quella sete di cambiamento che tutti gli elettori, quasi tutti almeno credo, ci hanno chiesto alle ultime elezioni. Quindi io penso che l'unico modo sia prendere atto della situazione. Non sappiamo quanto dureranno queste negoziazioni, ognuno ha le sue ragioni ovviamente per sostenere la propria posizione, ma ci sono delle battaglie del Paese che non possono aspettare, quindi la soluzione passa dal definire un'agenda di priorità comune, e lo dico in particolare ai colleghi, visto che a Bruxelles siamo viviamo in un clima ben meno litigioso rispetto a quello nazionale, abbiamo questa grandissima responsabilità sulle nostre spalle, non possiamo fallirla. Per quanto riguarda il meridione, è chiaro che le regioni del meridione, ma non soltanto loro, hanno in questi anni dimostrato di non essere sempre all'altezza della sfida. Io ricordo che nell'ultimo nel bilancio precedente, nel 2007-2013, si poteva spendere fondi fino al 2015, noi abbiamo perso, se non ricordo male, circa 160 milioni di euro, grosso modo, forse potrei sbagliare, vado a memoria, e di questi una maggior parte erano fondi dell'agricoltura, del FEAS, che non sono stati spesi o sono stati spesi male, sono stati chiesti indietro per errori procedurali di certificazione. È ovviamente un dato che non possiamo in alcun modo permetterci. E questo deve passare anche da un maggiore coordinamento, da una maggiore pressione nazionale proprio sull'operato delle nostre regioni. Noi abbiamo il brutto vizio, come appunto regioni come autorità di gestione, spesso di innanzitutto quando cambia il colore politico di una regione, di voler quasi smontare quello che è stato fatto in precedenza, e questo non dà continuità. Me lo disse anche il commissario Hahn quando ebbi il piacere di conoscerlo nel 2014. Ma se, in primis non programmiamo e siamo alle volte anche incapaci di mettere le varie risorse in sinergia. Quanto potrebbero essere di maggiore impatto i fondi andando a far convergere su poche priorità fondi regionali, fondi nazionali e fondi europei? Dobbiamo sforzarci quindi di costruire delle cabine di energia snelle ma efficienti, dobbiamo ascoltare sempre di più i territori, spesso nei partenariati quando vengono redatti si dimentica di sentire chi sul territorio c'è davvero per delineare le priorità di quel territorio, e soprattutto dobbiamo imparare a programmare. Non è possibile che a distanza di anni l'ammontare di spese effettive sia così basso come è oggi, perché vuol dire arrivare negli ultimi anni a spendere tutto di corsa, di fretta, per non perdere il finanziamento. Programmare vuol dire scaglionare, vuol dire darsi dei cronoprogrammi chiari e partire tempo zero. Per questo ci vuole anche una diffusione forte della cultura di quello che è l'europrogettazione, sia nella cittadinanza, ma soprattutto una presa di coscienza da parte delle regioni e anche degli enti locali, che loro devono essere i terminali e i nodi della rete per creare questa spinta virtuosa dal basso, appunto, da parte dei cittadini, una maggiore consapevolezza, ma anche e soprattutto dalla macchina amministrativa, che se fallisce il suo compito di raccordo e se non è in grado di
erogare correttamente nel miglior modo possibile queste risorse dà adito a chi dice oggi tagliamole questa politica di coesione nei paesi più sviluppati. È quello che ci sentiamo dire tante volte: sapete spenderli male, non siete in grado, a questo punto li togliamo, li diamo a chi invece li spende fino all'ultimo centesimo e dimostra di saperli fruttare, di saperli far fruttare. Quindi in primis dipende proprio da noi e da questa presa di consapevolezza. Con l'autorizzazione del dottor De Michelis cambierei la sequenza degli interventi, visto che l'onorevole Cicu deve lasciarci un po' prima rispetto alla fine dei lavori. Quindi, per evitare di fare tutto di corsa, darei la parola all'onorevole Cicu, che è membro della Commissione Sviluppo Regionale del Parlamento, quindi ha una competenza specifica su questo tema. In particolare, forse riprendendo anche le ultime cose che diceva il Vicepresidente, che cosa manca alla nostra politica di coesione, al modo in cui in Italia viene attuata la politica di coesione, visto anche dalla Commissione parlamentare di cui lei fa parte? Sì, grazie, buongiorno a tutti. Grazie dottoressa Covassi per questa brillante iniziativa. Che credo consenta a noi, ma a tutti i presenti e a quelli che ci stanno seguendo, di capire un po' di più il linguaggio europeo, di capire meglio cosa significa strategia, obiettivi e capacità di realizzare quella sintesi che quotidianamente si realizza tra i 27 stati membri europei, che devono poi destinare appunto una politica comune rispetto alle situazioni di sistema dei diversi Stati membri. Sottolineo questo aspetto perché? Perché io, pur essendo un neofita dell'esperienza europea, è la prima volta che sono stato eletto candidato nelle due isole al Parlamento europeo, però mi sono reso conto da subito che l'Italia è sicuramente uno dei paesi meno culturalmente pronti al confronto europeo, ma meno preparato a capire che cos'è l'Europa. Devo obbligatoriamente sottolineare questo aspetto perché quando si parla di politica di coesione, generalmente i nostri artigiani, i nostri commercianti, i nostri giovani disoccupati, il nostro sistema che non c'è, rimarca e realizza ancora di più il distacco e non capisce soprattutto il linguaggio, non capisce già politica di coesione a che cosa è diretta e concretamente che cosa deve declinare a livello di risultato. Ed è un dramma perché la responsabilità è della politica, la responsabilità è soprattutto di un'Italia che in Europa c'è poco e c'è male, ed è soprattutto il distacco di una formazione, quella culturale manageriale, che invece di prevalere stenta a decollare nel nostro paese, parlo soprattutto del Mezzogiorno, e non realizza la capacità di produrre che cosa? Di produrre qualità e quindi progetti di qualità. Perché dico questo? Perché il valore aggiunto della politica di coesione poi alla fine si rivolge a questo, cioè io ho condiviso la disamina dell'amico e collega Fabio, perché inevitabilmente i nostri sforzi, che in Europa diciamo rimarcano meno il distacco che viviamo nel nostro paese, siamo tutti più concilianti, siamo più tutti, consentitemi questo termine, più responsabili rispetto alla necessità di compensare quell'assenza di sistema paese che nel paese non c'è, quindi cerchiamo di produrla noi e cerchiamo comunque di attivare un dialogo che sia produttivo e che realizzi la possibilità che l'Italia non venga dispersa nel confronto con paesi come la Germania e la Francia, che di sistema ne hanno da vendere e che realizzano risultati e obiettivi con la politica di coesione soprattutto nel loro sistema paese, e che guarda a che cosa? Guarda a quelle politiche che un po' da noi stentano ad essere presenti, alla politica industriale, alla politica commerciale. Io in Italia sento parlare di tutto anche in questo momento, ma voglio dire, non esimo
e certamente non realizzo il distacco di responsabilità, la responsabilità è comune, no, non è che i governi di centrodestra o di centrosinistra o adesso la prospettiva di un progetto, nessuno me ne voglia, di un governo di 5 Stelle Lega realizzi questo dato. Mi piacerebbe che questo Paese cominciasse a parlare di politica industriale e di politica commerciale. Mi piacerebbe che questo Paese parlasse di politica infrastrutturale e che si dedicasse soprattutto a quell'assenza di lavoro e di occupazione che riguarda quella massa di giovani che generalmente tra laureati e non laureati sono giovani anche e soprattutto di qualità e non è ultimo nessuno e che tra virgolette rappresentano la Cenerentola in termini di percentuali rispetto al dato europeo che in maniera preoccupante avanza sempre di più. Allora, questo valore aggiunto che vuole mantenere un principio forte a livello europeo, ma io credo anche e soprattutto a livello italiano, il principio di sussidiarietà a cui non bisogna e non dobbiamo rinunciare. Un principio di sussidiarietà che significa plasmare, non trascurando quelle realtà e quei sistemi avanzati che comunque, perché avanzati, hanno bisogno anch'essi di sostegno, ma andando a sottolineare e sostenere soprattutto quegli aspetti che hanno bisogno in questa ripartizione di sussidiarietà, perché sono nel report europeo, ma sono nelle statistiche Istat italiane negli ultimi posti. Parlo delle regioni del sud, ma parlo anche e soprattutto delle regioni isolane, perché qua non siamo più nel binomio nord e sud, qua siamo oramai quantomeno nella tripartizione, perché una cosa è il nord, una cosa è il sud, ma un'altra cosa ancora sono le isole, e le isole sono completamente nella fase drammatica, irreversibile, di impossibilità di recuperare qualsiasi tipo di prospettiva. Allora, è evidente che io rispetto al dato che è già stato citato dal collega, che è quello tra virgolette che è stato sottolineato anche nella settima relazione, che adesso a maggio attraverso la commissione verificheremo quali saranno gli effetti di ripartizione di quantità di finanziamenti in ordine anche agli effetti Brexit eccetera, mi vorrei soffermare su quel dato che anche Fabio ha citato, e cioè il fatto che qua occorre trasparenza, occorre semplificazione, ma occorre soprattutto governance, che sono i tre elementi che ci mancano in maniera totale, soprattutto quelli della governance. Cioè, noi non possiamo ancora pensare di avere tempo quando il tempo ci manca e quando anche del settore agricolo, oltre che quello della tecnologia, oltre a quello dell'innovazione, oltre a quello della tutela intellettuale, perché la partita di Trump si gioca su questo livello. Cioè, Trump è vero che da una parte vuole dare ai propri elettori una risposta, ma dall'altra parte non vuole perdere spazio enorme che riguarda la nostra Italia, che riguarda il nostro sud, che riguarda le nostre isole. Ma se noi non abbiamo una dimensione, ma se noi non abbiamo progetti che riguardano la dimensione, cioè non possiamo più pensare di fare troppo gli intellettuali parlando di quello che succede a Bruxelles e pensare che, siccome succede a Bruxelles e che molti paesi lo capiscono, a cominciare dai paesi dell'est, poi in Italia le cose funzionino. Noi siamo sempre in ritardo. Non riusciamo a spendere i soldi che ci danno, poi li rincorriamo nell'esercizio che è già iniziato e che quindi riguarda dobbiamo darci tutti delle regole precise, realizzare la possibilità che l'avevo acceso. No, buongiorno a tutti. No, che mi fa molto piacere.
Europa che credo debba coinvolgere un po' di più tutti noi, ma non solo. Abbiamo bisogno, diceva giustamente il vicepresidente Castaldo, di cabine di regia. Sì, ne abbiamo bisogno a Bruxelles e in Italia. Giorni fa parlavo con i nostri bravissimi diplomatici della rappresentanza. La rappresentanza non è soltanto un'ambasciata, voi la conoscete bene, sapete bene, per il valore tecnico, per il valore politico. E credo che per esempio quel luogo possa essere in qualche modo anche un pochino trasformato da semplice, non è semplice, ma nella sua dimensione, diciamo, amministrativa, più amministrativa e anche più governativa. Noi ne avremmo molto bisogno, perché quello non è un lavoro da diplomatici, è un'altra cosa. Credo che per esempio quel luogo e quella struttura possano essere un pezzo del motore della regia del sistema italiano, così come per esempio fanno altri, perché è vero che c'è la componente diplomatica, ma c'è in altre rappresentanze, ad esempio tedesca, un inserimento di alte dirigenze ministeriali che mettono in moto proprio il circuito di avere il terminale del paese a Bruxelles. Credo che per esempio debba essere fatto un investimento più forte sulle rappresentanze dei nostri ministeri a Bruxelles, che sono molto preziose, ma devono essere ancora di più incentivate e possono svolgere un ruolo fondamentale. Pensate, negli ultimi mesi il Parlamento europeo ha fatto 800 triloghi. Che cosa vuol dire questo? Per la nostra attività legislativa avere un rapporto con le nostre amministrazioni. Penso che dobbiamo mettere in moto, anche con un po' di ingegno, qualcosa che rappresenti una discontinuità. Se vogliamo fare in modo che a Bruxelles il paese venga rappresentato nel suo sistema. E poi penso un'altra cosa, e questo viene, credo, dall'esperienza che noi abbiamo tutti i giorni. Sui fondi strutturali le nostre regioni faticano tantissimo, soprattutto alcune regioni. Dobbiamo avere anche un po' di supplenza, un po' di opera, diciamo, di incoraggiamento. Poi però c'è anche tutta l'altra parte che non può essere abbandonata, la parte dei programmi che riguardano per esempio opportunità per i nostri territori, per i nostri comuni. Chi aiuta i comuni italiani ad usare le risorse europee? Chi aiuta i comuni italiani nell'opera di programmazione e rendicontazione, che sappiamo quanto sia sofisticata? Eppure magari sono comuni piccoli o medi che si trovano con le qualità che potrebbero spingere a non solo presentare ma ad ottenere finanziamenti. Non basta dire il comune non ce la fa, ma come può farcela? Come può farcela? Credo che questo sia intervenire sul sistema italiano, e questo non possiamo delegarlo a sindaci di piccoli comuni o a segretari comunali. Questo è un problema del paese, in cui si scontra grandissimo ritardo rispetto alle esperienze di paesi che, con cui noi abbiamo necessità di confrontarci. Ultima considerazione.
Io ho sentito parole che vanno in continuità con la politica che il Paese ha difeso a Bruxelles. Per cui sono convinto che rispetto alle vicende italiane, se tutto quello che stiamo dicendo verrà confermato, noi ci troveremo in una posizione importante, che è quella di continuare e di non interrompere. Perché da parte dell'onorevole Cicco e dell'onorevole Castaldo, sono osservazioni che possiamo fare nostre come sistema politico e come sistema italiano. E questo credo che sia molto positivo, perché ogni volta che si amplia la famiglia europeista in Italia, noi dobbiamo essere contenti. Grazie. Grazie onorevole Sassoli. Abbiamo sconvolto il programma, ma va benissimo così. No, è molto meglio. Io intanto chiedo se ci sono domande dal pubblico e mi segnalano che dalla diretta Facebook ci sono diversi commenti che sono arrivati, soprattutto sul mezzogiorno. C'è chi si lamenta che le informazioni sui bandi non arrivano sui territori, ci sono troppi infoday al nord e c'è chi si lamenta che queste informazioni sono a pagamento. Da parte mia posso dire che diverse regioni hanno dovuto realizzare delle piattaforme digitali di informazione sui bandi e di preinformazione che almeno in qualche regione conosco direttamente funzionano abbastanza bene. Forse potrebbero essere delle best practice da copiare, da estendere ad altre regioni, però forse la dottoressa Covassi può spiegare come queste informazioni sui bandi arrivano sul territorio. Ci sono i centri Europe Direct, per esempio, che credo siano presenti. Noi chiaramente contribuiamo, e questo è anche un po' il viceversa di quello che spiegava Davide Sassoli rispetto alla rappresentanza italiana a Bruxelles, che chiaramente ha il suo ruolo nel anche e soprattutto nel meccanismo legislativo, nella fase quindi di formazione a Bruxelles, negoziazione delle politiche comunitarie, ma noi che siamo l'inverso, quindi siamo la rappresentanza in Italia della Commissione Europea, abbiamo proprio come compito quello di fluidificare il meccanismo di informazione che va nel Paese e che porta questi tipi anche di informazioni pratiche. Abbiamo una nuova rete 44 Europe Direct in tutte le regioni, abbiamo centri di documentazione europea, ma ci rendiamo conto, questo lo dico con tutta onestà, che resta uno sforzo grande, è uno sforzo immane, proprio perché non sempre va a toccare quei comuni cui anche Davide Sassoli faceva riferimento, piccoli e con meno risorse, e poi perché chiaramente come ente erogante non possiamo fare noi l'europrogettazione, tanti sindaci, vi faccio un esempio e saluto anche qui appunto Mauro Cappello che è stato con noi nelle regioni del terremoto, noi abbiamo fatto un tour nelle quattro regioni del terremoto di recente dove siamo andati proprio a portare un esperto di fondi per portare un aiuto concreto, quindi era una promessa che avevo fatto ai sindaci, siamo tornati con questo aiuto molto concreto di una frontale su tutti i fondi diretti e indiretti alle comunità locali. I sindaci però cosa mi hanno chiesto, la maggior parte dei sindaci, per farvelo in sintesi, mi hanno detto: ma dottoressa, ma come possiamo fare la progettazione, chi viene a farci progettazione per i fondi, quelli diretti, che bisogna saper parlare l'inglese, che bisogna avere tutta una serie di skills, eccetera, come facciamo noi? Quindi vi rendete conto che la sfida, è davvero grande, e probabilmente nell'ottica, non spetta a me chiaramente indicare le soluzioni, ma nell'ottica di questo sistema paese, e non solo sistema paese, io direi sistema paese Europa, di cui stiamo ragionando, bisognerebbe trovare delle sinergie maggiori da parte di tutti gli attori in campo, ma anche una capacità di andare con le nostre campagne di informazione, con la nostra attività di comunicazione in modo molto più capillare, raggiungere tutte quelle che sono le realtà territoriali. Solo in questo modo possiamo sperare effettivamente di fare la differenza per le persone semplici che si trovano sul territorio.
E in questo contiamo anche chiaramente, insomma, di avere le sinergie con tutte le rappresentanze che sono nel territorio dell'Unione Europea. Abbiamo l'ufficio del Parlamento, che saluto di nuovo, ma abbiamo, come sapete, molte presenze di matrice europea in Italia che non sono sempre conosciute, dal GRC di Ispra all'Istituto di Firenze ad altre. Quindi dovremo trovare un modo per mettere a regime tutto questo. Posso, per una breve considerazione, io credo che il nocciolo del problema non sia e non attenga alla conoscibilità, perché la conoscibilità l'abbiamo. Giustamente lei ci ha esposto bene gli strumenti esistenti, il lavoro degli sportelli Europe Direct, i portali di alcune regioni, questo è più che condivisibile. Il nostro vero problema si gioca sul tema della effettiva conoscenza, che è qualcosa di diverso. Tempo fa mi capitava di parlare con due colleghi, un collega polacco e un collega lituano. Ci siamo messi a chiacchierare e mi chiedevano: ma cosa fai, insomma, di solito, che tipo di eventi fai sul territorio? E io ho detto: spesso faccio eventi con degli esperti sui fondi europei e li spiego ai nostri amministratori locali, ai cittadini, ai piccoli e medi imprenditori, agli agricoltori, ai giovani, eccetera, eccetera. E loro si sono messi a ridere. Io ho detto: ma scusa, perché state ridendo? Dice: ma noi non potremmo mai fare di fondi e di eventi di questo tipo. Ho detto: perché? Perché da noi tutti conoscono benissimo i fondi europei. Cioè è un evento inutile, è qualcosa che non attrarrebbe nessuno, perché c'è una conoscenza capillare, esaustiva, dei margini che esistono, dei vari tipi di programmi. E questo mi ha fatto riflettere, considerando che si tratta di paesi che sono entrati ormai 14 anni fa, magari hanno esagerato in questa loro valutazione, però credo che questo sia un tema, e il tema è proprio colmare il gap nella cultura dell'europrogettazione. E su questo, e riprendo cose che sono state dette, sono condivisibilissime da parte del collega vicepresidente Davide, da parte di Salvatore, chi devono essere i nodi di questa rete? Proprio i nostri comuni, quei comuni che, come si ricordava, non sempre hanno quella capacità effettivamente di avere uno staff adeguato, ma proprio per questo noi dovremmo fare un ragionamento strategico, sia in termini di fondi europei. Ricordo che esiste il Fondo Sociale Europeo, si può utilizzare anche per corsi di formazione. Lancerei una provocazione anche alle nostre regioni: perché non utilizzarlo per corsi di formazione proprio sui fondi europei per i dipendenti comunali, per riqualificare delle risorse che potrebbero essere impiegate in modo migliore, per svolgere anche quelle funzioni, da un lato di back office sulla progettazione dei programmi più semplici e più accessibili, perché sempre in tema di programmazione e di rendicontazione sappiamo che alcuni tipi di programmi, penso ad esempio a LIFE, hanno bisogno di un tecnicismo e di una preparazione specifica molto forte, ma anche per la funzione di front office nei confronti della cittadinanza. Perché tanti giovani, tanti piccoli imprenditori mi dicono: noi rinunciamo a prescindere perché non li capiamo, non li conosciamo, è un procedimento macchinoso, effettivamente può tradursi in un costo nel pagare un europrogettista senza avere la certezza effettiva di un ritorno. Noi dobbiamo colmare questo dando quel supporto necessario, che non porti quindi poi il cittadino ad allontanarsi, ad avere quasi una forma di rigetto, ma che lo porti invece ad avere consapevolezza che la leva c'è e può essere sfruttata. Ma questo lo dobbiamo fare in primis ripartendo proprio dai comuni, perché non basta soltanto avere il portale, bisogna proprio aprirsi al territorio, incontrarlo e soprattutto creare ponti. Su questo il lavoro che già viene fatto anche dalla rappresentanza è imprescindibile, ma proprio tutti noi come classe politica, come sistema paese, dobbiamo in un certo senso assumerci questa enorme responsabilità. Ecco, la ringrazio. Su questo tema avrei anche diversi aneddoti da raccontare, sia sul lato delle imprese sia sul lato dei comuni. No, anche perché nel mio lavoro quotidiano mi capita di incontrare, due giorni fa al Salone del Mobile di Milano, una piccolissima impresa di una regione del sud che si presentava, quindi in un contesto anche particolarmente di avanguardia, e mi diceva: mi mancano i soldi, io adesso ho tutta la creatività, la prospettiva, ma
dovrei cominciare a produrre in quantitativi consistenti, ma mi servono 500.000 euro. Io ho sentito la cifra, 500.000 euro per un investimento, per una piccola impresa, non sono una cosa... Ho detto, ma i fondi europei? I fondi europei. No, ma poi il GAL, no, 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 cioè più lontano possibile dai fondi europei, il che però è, diciamo, il sintomo di tutto quello che è stato detto finora. C'era, allora, ci stiamo, evidentemente il dibattito è interessante, sta arrivando anche qualche domanda, c'era l'onorevole Cicu che mi ha chiesto la parola, vi chiedo interventi brevi così, ecco, così. Proprio dei flash in aggiunta, perché sennò corriamo il rischio di ripeterci. Differenza di mentalità e di cultura tra nord e sud e isole. Il Veneto, la Lombardia, il Piemonte, l'Emilia-Romagna investono in Europa, sono presenti in Europa, hanno degli uffici che funzionano nell'investire in Europa per portare il pane a casa nelle loro regioni e far crescere il loro PIL. Le regioni del sud in Europa hanno degli uffici forse anche molto belli, ma con dentro quasi nessuno, se qualche volta nessuno che realizzi questa possibilità di collegamento. Dall'altra parte credo che la soluzione migliore, più efficace per il sud sia di cominciare a capire che la politica cosiddetta di coesione o di coesione non è una politica slegata dalla politica di sviluppo d'insieme del territorio, cioè non è che è qualcosa a sé stante o a parte. E quindi quando nell'approccio, lei ha parlato di un imprenditore, no, che io le parlo degli imprenditori o dei sindaci che vengono, si presentano e dicono: noi abbiamo questo progetto, abbiamo quest'idea, vogliamo i soldi. Non hanno capito che l'approccio è inverso. Noi sappiamo che l'Europa sta portando avanti questa strategia con questo progetto e con questo obiettivo e con questo linguaggio, ci inseriamo in questo contesto, costruiamo questo tipo di idea e realizziamo la condizione di partecipare alla Champions League. Sul Mezzogiorno una precisazione, la situazione in qualche regione sta cambiando, cito la Calabria per motivi così... anche affettivi, però la Calabria ha fatto un grande salto in avanti anche grazie all'ufficio di Bruxelles. Poi la politica forse ha combinato qualche danno o rischia di combinarlo, però questo però secondo me è il segno che se si vuole qualcosa di buono si può fare. C'è il vicepresidente Sassoli che mi ha chiesto solo parola, dire che il problema del sistema non è solo la politica, non è solo il livello, certo, istituzionale o politico. Sono tanti i soggetti che devono essere coinvolti, che devono essere portati dentro, che si devono responsabilizzare. Noi abbiamo per esempio un problema per quanto riguarda la progettazione, no? E anche figure che in qualche modo, cioè, come noi sosteniamo, incentiviamo, promuoviamo questo tipo di attività. Tempo fa in una riunione con i sei rettori delle università del Lazio dicevo: ma insomma, perché non fate un consorzio insieme? Fate un master di alta progettazione, noi ne abbiamo bisogno, no? In realtà ognuno preferisce farselo magari un po' mediocre, ma da solo. E questo non è un buon esempio di sistema e non significa non partecipare con le qualità che abbiamo a promuovere dei pezzi importanti del sistema che sono fondamentali e tra l'altro danno anche lavoro, no? Cioè stiamo parlando di cose che sono importanti, che potrebbero essere non solo patrimonio per il paese, ma anche avere anche un ritorno nella formazione dei nostri studenti. Questo il sistema è tante cose. Però mi fa molto piacere che insomma su questo ci sia grande sintonia, perché potremo fare certamente cose insieme. Da soli in Europa non si fa nulla, voi lo sapete, lo possiamo fare se magari litigando ma troviamo delle cose che ci legano e che in qualche modo legano noi, il livello in questo caso parlamentare e politico, agli obiettivi che vogliamo, che individuiamo e che consideriamo delle priorità per il Paese. Ma quante volte vengono
amministratori locali, insomma, in questo caso potremmo scrivere libri, a chiedere soldi al Parlamento europeo, no? Anche perché non sanno dove andare, per cui probabilmente il rapporto col parlamentare è forse quello più facile, no? Ma loro pensano davvero che sia il Parlamento, che manca, diciamo, anche un po' di educazione all'Europa, ecco, che forse dovremmo incentivare. Stamattina, venendo qui a Radio Radicale, sentivo la rassegna stampa, poi si è interrotta, hanno intervistato alcuni amministratori che domenica se la giocano per la presidenza del Molise. Il loro elenco di opere pubbliche non può avere compatibilità, ma loro hanno programmi faraonici. Allora richiamare da parte, ad esempio, della politica, ma non solo, anche dell'informazione, che ha un ruolo fondamentale, alle compatibilità che la politica in qualche modo mette in campo, beh, anche questo è un ruolo che fa parte della crescita di un sistema, perché altrimenti è facile, su ogni cosa che non va, scaricare le responsabilità sull'Europa o sulla politica, perché naturalmente questo ci mette con l'anima in pace, ma non può essere consolatorio tutto questo. Ecco, proprio su questo lei ha detto che il sistema è fatto di tante componenti, ha citato l'informazione e sono assolutamente d'accordo con lei. Volevo segnalare che il mio giornale, il nostro giornale, grazie anche al contributo della Commissione, ha lanciato da poche settimane un lavoro specifico proprio sulla politica di coesione. Abbiamo intensificato la copertura di questi temi e soprattutto gli stiamo dando visibilità. Abbiamo una sezione sul sito che si chiama Fondi UE, ma proprio in quest'ottica e partendo dall'esigenza di conoscenza. Poi sulla formazione ci sarebbe da fare tutto un altro ragionamento, ma magari nella seconda parte, nel pomeriggio, quando ci sarà anche la dottoressa Gro. Ci sono un paio di domande dalla sala, vedo che ce ne sono tante. Come facciamo? Allora, io direi, se fate domande e non interventi, perché purtroppo il rischio in queste situazioni è che le domande si trasformino in interventi. Se sono domande lapidarie, va benissimo, le facciamo velocemente e poi passiamo a quello che dal mio punto di vista forse oggi può essere, dal punto di vista giornalistico, dico, l'intervento più interessante, che è quello del dottor De Michelis, perché ci può dire a che punto è il dibattito su questo quadro finanziario pluriennale di cui si è parlato finora in maniera così come cornice, ma lui conosce i contenuti, vediamo cosa ci potrà dire. Allora, c'è una domanda qui in prima fila, che è la prima, la prima persona che si è prenotata. Qui. Grazie. Vai. Buongiorno. Il più grande nemico della conoscenza non è l'ignoranza, ma è l'illusione della conoscenza. Queste parole, che non appartengono a me, ma al grande astrofisico scomparso di recente Stephen Hawking, sono quelle che scelse la dottoressa Beatrice Covassi per aprire la giornata informativa di Norcia lo scorso 14 marzo. Mi piacerebbe che fossero una fiaccola ideale, accesa qui proprio davanti al posto della dottoressa Covassi, che in qualche modo ripercorre tutto, ha un leitmotiv che ripercorre tutti gli interventi che mi hanno preceduto. Io vado subito al dunque, perché giustamente tu mi solleciti concretezza e velocità. Noi abbiamo un problema immediato e un problema strategico, cioè division. Il problema immediato è che noi abbiamo una spesa che oscilla, certificata a Bruxelles attualmente, del 7-8% e siamo gli ultimi in Europa. C'è una mancanza di conoscenza. Il primo paese che ha spesa certificata, quello che ha maggiore, che guida la classifica, è la Grecia. Sembra strano, ma è la Grecia. La tanto vituperata Grecia, disastrata Grecia, è quella che cavalca con un 25-24% la classifica. Nasce quindi l'esigenza di affrontare il problema nell'immediato e nel futuro. Nell'immediato
Diceva bene l'onorevole Cicu, mentre in Europa si gioca la Champions, qui stiamo facendo il calcio balilla. Allora io dico, nel 2015 è stata fatta una revisione di medio termine in Europa, ok? La midterm review. Noi abbiamo questi dati che sono catastrofici per la spesa italiana dei fondi strutturali europei. Non è forse arrivato il momento di fare una riprogrammazione, cosa che fanno tutti gli altri stati, hanno fatto, e che invece noi vediamo come un tabù? Prima domanda. Seconda domanda è, venendo al sistema dell'informazione, della formazione, condivido in pieno la necessità, e io questo l'ho scritto anche in diverse sedi, di istituire dei corsi di formazione specifici. Noi qui a Roma abbiamo un esempio virtuoso che è Roma 3, un master del professor Raffaele Torino. Ma pur essendo una cosa di qualità, una cosa ottima, non potrà da solo cambiare le sorti dell'Italia. Quindi anche qui, voi che siete parlamentari europei, potreste farvi promotori presso il governo italiano di un'azione che impegni il governo nella istituzione di corsi, direi obbligatori a questo punto, per formare una classe dirigente che possa poi fare quella sana azione di lobbying internazionale con i nostri competitor europei? Grazie. Allora, grazie, ecco, era un po' troppo lunga la domanda per i tempi che volevo dare io, scusa Mauro. Sulla formazione provo a dare io una risposta. Come Sole 24 Ore abbiamo una business school che organizza diversi master, ce n'è uno in europrogettazione. Abbiamo provato a fare qualcosa con i comuni, proprio perché la domanda principale arriva dai comuni, ma i costi dei master sono talmente alti che dai comuni non arriva nessuno. Questa è la prima barriera che noi abbiamo trovato. Poi sicuramente c'è anche un'altra barriera che segnalava il vicepresidente, cioè il fatto che nei comuni ci devono essere anche le persone in grado e interessate a fare qualcosa del genere. Poi c'è l'autonomia dell'università. Andrei velocemente alle altre domande, poi rispondiamo in ordine sparso. Allora... Sì, buongiorno, Domenico Rizzi, Confcommercio. Allora, diciamo che prima della fase di implementazione c'è la fase regolamentare. Il problema che abbiamo noi è che sulla fase regolamentare uno forse si poco sistema. Oggi stiamo nella fase, diciamo, di incremento dei regolamenti per il post 21, per il post 20. La prima è la definizione di PMI, che in questi giorni sta una risoluzione presentata da Marcus Pippé in Parlamento, ed è una definizione di PMI che è pericolosissima per noi, per il sistema economico italiano, perché è presentata a diciamo, modello del sistema economico tedesco. Quindi praticamente viene affiancata una definizione di mid caps, che è dove includono le imprese fino a 3.000 dipendenti. Ci sono indicatori che vengono introdotti all'interno della definizione PMI, come l'impresa ad alto livello di esportazione, la produttività legata, cioè è una definizione che per il sistema economico italiano è pericolosa, ma veramente pericolosa. E se incominciamo così, vuol dire che la prossima programmazione, interi settori nostri verrebbero diciamo, aggrediti per, diciamo, la non usufruibilità di quei fondi. O meglio, ci sarà chiaramente poi tutta una ripercussione sugli aiuti di Stato, sulle percentuali, imprese, non ma dentro. Secondo, a livello di sistema, noi abbiamo un grosso problema a livello europeo, che il turismo non è ad oggi ancora diciamo, considerato un settore economico diciamo, autonomo, perché è diciamo, considerato un settore trasversale, e questo chiaramente può andare bene ai paesi nordici, ma non può andare bene assolutamente a un paese dell'Italia. Quindi io ora ho fatto un esempio di come a volte non funziona il nostro sistema paese su questi due. Definizione PMI attuale ed importantissima per il post 2020 è il settore turismo, che non può essere, noi non possiamo utilizzare soldi nel sistema turistico perché non c'è un riconoscimento del sistema turistico come da parte del... autonomo. Grazie. Grazie a lei. Ecco, se... ci sono altre domande, le raccogliamo così... Vi prego velocissimi, perché altrimenti certamente. Domande, non interventi. Donato Chiarini, non siamo a una serata quiz, attenzione,
se mi permettete. Donato Chiarini, ex capo delegazione, ambasciatore dell'Unione Europea, 50 anni di Unione Europea e di Commissione, in varie posizioni. Sono un po' afflitto del che continuiamo a piangerci addosso. Questo è un qualcosa che nuoce la nostra immagine e che indebolisce la nostra posizione a Bruxelles, a tutti i livelli. Comunque, potevo dare una risposta subito all'onorevole Castaldo. I lituani e i polacchi, così come i nuovi Stati membri, sono passati attraverso i negoziati di adesione, che non sono stati negoziati perché bisognava ingoiare la medicina, magari diluendone gli sciroppi, però, quindi sono preparatissimi, mentre alcuni Stati membri anziani, e fra sfortunatamente c'è anche il nostro, non c'è stato quel percorso, quindi ci sono delle lacune che non sappiamo come colmare. La seconda considerazione è come mai dopo tantissimi anni che ci sono i fondi di coesione stiamo ancora un po' alla case départ per tante cose. Perché noi le persone, i giovani non sono stati formati? Perché le regioni non l'hanno fatto? Perché le autorità nazionali politiche, a cominciare, non si sono preoccupate di questo problema? La terza cosa, lavorare a Bruxelles, uno può constatare quali sono le migliori pratiche, the best practices. Se prendiamo i migliori di tutta l'Unione ad assorbire i fondi, penso alla Scozia, penso a alcune regioni spagnole e ad altri, per quale motivo non copiamo ai migliori della classe? Questo direi provincialismo a ripiegarsi su se stessi o è corta vista o ci sono interessi oppure è qualcosa che non vorrei dire la parolaccia ma quasi genetico. Quindi vorrei suggerire che si faccia ricorso a un twinning TAIEX, strumenti che hanno permesso di passare certe specialità e certe expertise agli Stati membri, che noi umilmente, a cominciare prima all'interno dell'Italia, le regioni più virtuose che assistino a quelle meno virtuose, e poi fare ricorso al grande catalogo che è l'Unione Europea. Grazie. Grazie ambasciatore, questi temi saranno affrontati nella tavola rotonda del pomeriggio, quindi sarà interessante seguirla. Buongiorno, Fabio Nussio, Agenzia Mobilità di Roma. Cercherò di essere brevissimo, due domande. La prima riguarda i fondi per i trasporti, ci dicono, no, rumors da Bruxelles ci dicono che sono in diminuzione perché aumentano quelli di sicurezza e migranti. Cosa ci dice su questo? C'è stata una mobilitazione di tutto il settore, però crediamo che i trasporti siano comunque un settore importante, non perché me ne occupo io, insomma, solo per questo. Secondo, formazione e regole. Una prima cosa, a mio avviso dovrebbe essere prevista per la pubblica amministrazione una formazione anche sull'inglese, perché la lingua inglese, i bandi sono scritti in inglese, i documenti sono in inglese, o l'italiano diventa la lingua standard in cui sono scritti tutti i documenti, oppure l'inglese bisogna saperlo, c'è poco da fare. E questo manca nei comuni, quindi o c'è un programma di formazione oppure non abbiamo possibilità di poter andare avanti su questo. Soprattutto vengono trascurati, perché se il responsabile non conosce l'inglese chiaramente tenderà a non considerare l'europrogettazione come importante. Questo dispiace ma è così. E secondo, per quanto riguarda le persone che debbono lavorare l'europrogettazione, secondo me o c'è stabilmente o viene deciso che nei comuni si inserisce un posto di organigramma che deve seguire queste attività, oppure non c'è. Punto, perché se no la Corte Conti dice che ci avete messo a fare, se non è previsto. Terzo, bilancio e regole di patto di stabilità. Se i fondi di coesione vanno nel bilancio, poi a fine anno quelli non spesi vanno riproposti l'anno dopo, però poi si rifà l'incarico alle persone esterne, si chiudono gli incarichi, si rifà l'incarico. Questo ovviamente porta a un ritardo strutturale. Cioè si arriva al primo target, che è il 31-12-18 dei fondi strutturali 2014-20, in ritardo per definizione, perché non si poteva fare altrimenti, perché sono partiti in ritardo, perché i fondi del 2014 vengono definiti dalle regioni ai comuni entro il 2016, al 2018 si è arrivati in ritardo. O si trova un modo per far sì che il fondo 2014 parte il 1 gennaio 2014, o se no si è in ritardo al 31-12-18 e poi ci dicono non siamo capaci a spendere. E questo ci dispiace, tutto qua.
Vi ringrazio se riuscirete a darmi qualche risposta, grazie. Sì, grazie. Buongiorno, Massimiliano Nespola dall'Inro. Io veramente faccio una domanda brevissima. Si è parlato di nord e sud, vorrei chiedere alla direttrice Covassi, perché vedo su Twitter spesso capita di vedere il tour che lei ha fatto. Volevo chiedere, c'è una discrepanza economica secolare nord e sud Italia, un po' riprendendo l'intervento di Cicu, ma secondo lei la sua percezione è che dove ci sarebbe più necessità di mobilitarsi, magari al sud Italia, ci si mobilita di più nel senso dell'Europa, nel senso di cercare magari fondi europei, o no? Perché magari dove non ce n'è così tanta necessità, allora... Volevo sapere questa sua percezione e eventualmente io mi preoccuperei se non ci fosse, dove ci deve essere più mobilitazione. Ecco, grazie. Salve, sono Paola Caporossi, Fondazione Etica. Ho due domande lapidarie. La prima è, io sono venuta molto volentieri a sentire le analisi e il cosa si dovrebbe fare, però manca un pezzo. Cosa potete fare voi ora? C'è sempre questa cosa per cui si dice cosa si potrebbe fare, però mi piacerebbe da persone che sono al Parlamento europeo e anche nelle commissioni sapere cosa può essere fatto. Io voglio andare via di qui sapendo cosa può essere fatto ora, domani. Seconda cosa, i cittadini che non sono soltanto gli utenti di questi denari, di questi progetti, ma sono i proprietari di questi denari che gli ritornano. Cosa possono fare ora di proposta? Perché molto spesso si prendono delle decisioni e poi si coinvolgono i cittadini dopo, per sapere che cosa ne pensano. Possiamo fare qualcosa noi? Abbiamo uno strumento per intervenire in questa fase? Grazie. Grazie. Pasquale Orlando, Regione Puglia. Io farò una domanda e quindi evito di fare dei commenti, però voglio segnalare che sono state dette una serie di cose che forse meriterebbero un approfondimento, al di là del tempo che abbiamo a disposizione, perché sono stati toccati una serie di temi che necessariamente avrebbero bisogno di un'integrazione anche dal punto di vista di chi poi sui territori è impegnato in prima persona a favorire il più efficace utilizzo di questi fondi. Però magari questo lo rimandiamo ad un altro tavolo, ad un'altra occasione. Voglio fare una domanda. Uno degli aspetti che è venuto fuori questa mattina, rilevanti, perché le politiche di coesione, lo chiedeva anche l'ambasciatore prima, non producono, no? Allora, non producono perché? Perché noi in Italia, non perché non si facciano cose o queste risorse non vengano utilizzate, assolutamente non è così. Voglio fare un esempio della mia regione, ma ogni regione ha degli esempi da fare. Noi con 1 miliardo di fondi comunitari stiamo finanziando negli ultimi 2 anni 3 miliardi di investimenti industriali sul nostro territorio, solo con risorse comunitarie che la regione ha messo a disposizione. Perché questo non basta a cambiare il volto del Mezzogiorno? Per un motivo che la Commissione conosce molto bene, quindi voglio fare una domanda alla Commissione. Perché in Italia i fondi comunitari non sono quello che dovrebbero essere, non sono addizionali, ma sono sostitutivi di politiche di investimento che stanno penalizzando tutto il paese, sia chiaro, tutto il paese, ma in modo particolare il Mezzogiorno d'Italia. Allora la domanda che formulo è la seguente: forse la Commissione indirettamente, involontariamente, in qualche occasione non finisce per favorire questa mancata addizionalità dei fondi comunitari? E non a caso facevo prima riferimento alla politica industriale. Perché le regioni sono obbligate a utilizzare i fondi comunitari non per finanziare investimenti selettivi che vengono promossi con i fondi comunitari, ma sono obbligati a destinare una quota dei fondi comunitari per finanziare strumenti nazionali che non sono selettivi, che sono automatici come il credito d'imposta e che non producono occupazione, non producono sviluppo a medio e lungo termine? Perché
costringiamo le regioni a destinare una quota dei fondi comunitari a finanziare il credito d'imposta che potrebbe avere, e ha in gran parte, ma potrebbe avere una totale copertura nazionale, e destinare queste risorse a promuovere investimenti industriali selettivi e maggiormente in grado di produrre occupazione e reddito nei territori meridionali. Io ho l'impressione che forse così facendo noi diamo un aiuto a chi vuole che questi interventi non siano aggiuntivi e non esplichino tutte le loro potenzialità derivanti dall'aggiuntività di queste risorse, che devono costituire una leva finanziaria per attrarre e promuovere altri investimenti. Perché se noi pensiamo di eliminare i divari tra Mezzogiorno e il resto del Paese solo con le strategiche indispensabili risorse dei fondi comunitari, forse qualche interrogativo su questo ce lo dobbiamo porre. Grazie. Grazie, dottor Orlando. Proprio su questo tema qualche giorno fa il Sole 24 Ore ha fatto una pagina intera per dimostrare con i numeri dell'Agenzia per la Coesione, numeri dei conti pubblici territoriali, quello che lei ha detto adesso in maniera molto chiara, cioè che al sud la quota di fondi europei e straordinari che viene spesa per ogni cittadino è enorme rispetto alla quota nazionale, quindi non c'è quell'addizionalità di cui lei parlava, che dovrebbe essere invece alla base dei fondi europei, e quindi di addizionalità rispetto all'intervento statale. Allora, le domande sono tante. A me piace iniziare la domanda che... ce n'è un'altra in fondo? Sì. Buongiorno, Antonio Bernardo, Regione Basilicata. Non potendo fare un intervento, traduco l'intervento in quattro domande spot. La prima è: non sarà forse opportuno che tutte le politiche di sviluppo siano soggette in Italia allo stessi criteri di valutazione verso l'esterno a cui sono sottoposte le politiche di coesione, che sono le sole a rendere conto con una miriade di rapporti di ogni tipo a partire dai rapporti annuali di esecuzione? Seconda domanda: al di là dell'esercizio dei piani di rafforzamento amministrativi, che abbiamo fatto e ci stanno dando tanti risultati, abbiamo risolto la pagliuzza, non abbiamo visto le travi, è forse giusto che il 118 sul bilancio sia una legge che ha ingessato le regioni e i comuni e che vada semplificata per l'utilizzo dei fondi europei? Non è forse giusto che il governo nazionale riveda e semplifichi le norme sugli appalti cambiate e che non sono ancora certe, visto che si avvicendano ogni giorno linee guida dell'agenzia ANAC che disorientano i beneficiari e i comuni? E in ultimo, quando parliamo di un Mezzogiorno che è stato rappresentato anche con una performance ingiusta, visto che invito i parlamentari al tavolo a rivedere i dati sulla chiusura, dove l'Agenzia per la Coesione Territoriale e le Regioni in un grande gioco di squadra hanno utilizzato tutte le risorse della precedente programmazione. Su questo dico, forse non dovremmo eliminare i vincoli ad assumere e a consentire che chi va in pensione venga sostituito nelle pubbliche amministrazioni, perché gli enti locali sono stati messi in ginocchio con norme che inibiscono da anni l'ingresso di giovani, ad eccezione da ultimo dei pochi effetti che porterà la norma Madia. Queste sono le norme, guardiamo fuori dalle regioni e dagli enti locali e guardiamo anche al governo nazionale su quanto può fare per semplificare la politica di coesione. Grazie. Grazie. Allora, e le risposte? Perché? No. Allora, io partirei dalla domanda che ha fatto la signora: cosa si può fare ora e chi può fare cosa ora? Risponde l'onorevole Castaldo. Devo dire che la lista di domande è molto molto interessante, ma anche molto molto impegnativa. Cosa possiamo fare noi e i cittadini cosa possono fare ora era la domanda. Cosa possiamo fare noi, in un certo senso l'abbiamo anche detto nel corso di questi interventi. Noi dobbiamo, parlo come classe politica, assumerci la responsabilità di spingere le nostre rispettive forze politiche a convergere
su un programma di vero sostegno alla conoscenza ma anche all'implementazione. Questo ci manca. Toccavamo prima il tema delle cabine di regia, ma noi stessi come classe politica a Bruxelles dovremmo trovarci anche molto più spesso per fare una sintesi e per spingere affinché quegli stessi provvedimenti legislativi su cui votiamo, con lo stesso QFP che stiamo costruendo, sia veramente frutto di questo scambio osmotico tra il territorio, tra chi, come i nostri esperti provenienti dalle regioni italiane, vive quotidianamente l'applicazione di quello che noi costruiamo e noi che ci troviamo a essere co-legislatori, perché già la battaglia con il Consiglio è dura. Se poi noi non abbiamo ben strutturato insieme al sistema paese effettivamente la nostra proposta, è chiaro che rischiamo di dover poi sempre essere reattivi e non proattivi, cioè inseguire le mancanze precedenti al posto di prevenire il rischio di costruire dei programmi che non siano effettivamente tagliati sull'interesse del Paese. Veniva ricordato prima dal rappresentante di Confcommercio il problema della definizione delle piccole e medie imprese. Questo è un classico esempio di come una norma, una definizione possa cambiare completamente, stravolgere il sistema di un Paese e la sua realtà rispetto al sistema di un altro. È chiaro che i tedeschi abbiano un interesse a costruire una definizione che sia adatta al loro sistema, ma noi altrettanto abbiamo un interesse a proteggere il nostro, e quindi è da questo scontro di visioni che poi deve arrivare una sintesi. Se invece per negligenza, per mancanza di coordinamento, noi perdiamo questo treno, ci ritroviamo poi ogni volta a lamentarci. Io dicevo all'ambasciatore prima, Chiarini, non dobbiamo piangerci addosso, ma qui nessuno di noi credo voglia piangersi addosso. C'è invece la volontà di prendere atto del fatto che non sempre abbiamo fatto quel che dovevamo fare, che c'è un pregresso da recuperare, ma c'è anche lo slancio, credo, di capire che ripartendo da quanto invece di buono è stato fatto si possa fare, si debba ambire a fare molto di più, e copiare in questo senso, come diceva prima, non è sbagliato. Ci sono delle best practices, ci sono delle regioni particolarmente efficienti che hanno dimostrato effettivamente di essere delle eccellenze. Ispirarci, avere dei programmi di gemellaggio, di partenariato, non è assolutamente sbagliato, anzi esattamente quello che con umiltà dobbiamo in molti casi fare. Cosa possono fare invece i cittadini? Beh, i cittadini in questo senso in primis devono essere aiutati dal sistema, perché io non posso pretendere che il cittadino comune abbia l'interesse e lo slancio di capire quali sono le opportunità. Siamo noi come livello, sia a livello di parlamentari europei, promuovendo sempre di più eventi e riflessioni che vengano incontro al cittadino, che dobbiamo stimolarlo a capire che c'è questa possibilità, perché l'europrogettazione non è soltanto un'occasione, ma può essere e deve essere una professione. Quanti giovani possono trovare effettivamente, lo dico insomma da 32enne, quindi sto parlando di miei coetanei, quanti giovani possono trovare uno sbocco lavorativo? Quanti giovani possono trasformare queste competenze tecniche effettivamente nel lavoro della propria vita? Però devono saperlo, devono avere un'offerta formativa adeguata. In questo la logica del puntare ognuno a coltivare il suo orticello negli enti universitari e poco invece ad aggregare su master di eccellenza è sicuramente estremamente penalizzante. Ma questo deve essere uno sforzo veramente di instillare una cultura, se no rischiamo effettivamente che ci sia più la propensione a prendere la valigia, a cercare opportunità di lavoro in altri paesi europei, in altri stati membri, piuttosto che la possibilità di mettersi in gioco qui. Un altro aspetto che volevo dire, sul quale dovremmo riflettere, sono i dati che venivano citati anche dalla prima domanda, la spesa effettiva. La Grecia prima in classifica, dobbiamo stupirci? Sì e no. Sì, perché se vediamo la fotografia di qualche anno fa effettivamente la situazione non era la seguente, non era quella attuale, però dall'altro lato lì c'è stata una reazione veramente di orgoglio, necessitata anche conseguente anche dalla necessità, perché la Grecia per via delle misure di austerity che sono state applicate si è dovuta rendere effettivamente conto che quello era uno dei pochi cordoni ancora apribili e ha investito pesantemente nel
far sì che diventasse una programmazione seria, con la chiara priorità di spendere tutto lo spendibile, ma soprattutto di spenderlo bene. E qui si tocca il tema che veniva toccato anche nella domanda del rappresentante della Regione Puglia. Ci vuole l'addizionalità, ha riprogrammato, certo, si è preso atto del fatto che prima la programmazione non era efficiente, ha riprogrammato, ma soprattutto penso che abbia messo in atto quei modelli anche del copiare, dell'ispirarsi a chi effettivamente era stato più efficace, ma soprattutto c'è stato anche un lavoro effettivamente sull'addizionalità, cioè, visto che le risorse erano poche, si è cercato di convogliarle su poche priorità, ma effettivamente che avessero una ricaduta. Il lavoro da fare è tantissimo davanti a noi, ma ripeto, qui non c'è una filosofia e un approccio del piangersi addosso. Non deve essere una cultura della negatività, deve essere una presa di coscienza, di consapevolezza delle specificità del nostro sistema, della necessità che la rappresentanza, le rappresentanze, parlo anche della nostra, sappiano anche lì ispirarsi ai migliori modelli, così come le nostre regioni devono ispirarsi alle regioni di punta, che devono essere coinvolte e rivendicare il loro ruolo sia dal punto di vista della sede ovviamente più prettamente legislativa, quindi della costruzione delle norme del nostro ordinamento giuridico europeo, ma anche in fase di applicazione devono essere un soggetto che partecipa, che promuove la propria visione. Lo fanno i lender tedeschi, perché non lo possono fare le nostre regioni? A tutti i livelli c'è una spinta propulsiva da parte sia dei rappresentanti della politica sia dell'amministrazione, che deve prendere consapevolezza. Io quindi questo lo prendo come una sfida, assolutamente non come una visione negativa. In buona sostanza abbiamo necessariamente bisogno di rimboccarci le maniche. Onorevole, la ringrazio per l'ampiezza delle risposte. Ci sarebbero altre risposte, forse la dottoressa Covassi alla domanda su Nord-Sud, velocissima, se posso chiedere. Faccio... Ma la signora della banca etica non c'è più. C'è ancora la sì, signora lì? C'è. No, infatti, velocemente, vabbè, sul Nord, Sud... È molto difficile, lascio chiaramente poi per i dati concreti parlare i colleghi della Commissione che sono presenti e che sono gli esperti di questa politica. Sulle mie percezioni nel Paese, facendo tutti questi viaggi, devo dire che la cosa che lega Nord-Sud spesso è il commento sulla complessità dei fondi e la richiesta di semplificazione. Questo diciamo è un dato che lega trasversalmente un po' tutte le richieste che ho avuto. In realtà ho trovato grande entusiasmo anche a Sud, diciamo, quindi viene lasciato forse troppo spesso e volentieri, ma non oso esprimermi oltre, diciamo, alla buona volontà di alcuni entusiasti, e quindi non è messo sempre a sistema, ma questo punto è stato sollevato penso già nelle considerazioni che abbiamo fatto. Quindi è una questione di messa a sistema, di organizzazione, di non lasciare diciamo all'entusiasmo di pochi o di poche persone volenterose questo tipo di compito, ma non ho trovato anche a Sud diciamo scarso entusiasmo, anzi ce n'è moltissimo. Però vorrei veramente a volo d'uccello dire che cosa fare ora, perché anche io mi sono sentita sollecitata questa domanda, che è la più importante. Chiaramente dal mio punto di vista quello che possiamo fare con i nostri, noi rappresentanze in Italia, qui dico non commissione, per la commissione lascio a Nicola Di Michelis e poi questa sera di sicuro anche alla direttrice Aliata di Villafranca a rispondere. Quello che possiamo fare qui con pochi mezzi, perché abbiamo un compito immenso e una 500 per fare tutta l'Italia praticamente, che è bello ma insomma ci metti del tempo a andare su e giù, continuare a organizzare eventi come questo, perché eventi come questo non sono eventi per parlarsi addosso, come l'avrete capito, ma sono eventi per mettere gli attori insieme e connettere le persone. Cercare di connettere di più le persone rilevanti, quindi quello che faccio spesso con i sindaci, dico io non posso darti una risposta, ma ti posso dare un paio di numeri di telefono, di contatti all'EDIC o altrove per avere l'accesso giusto, facilitare il contatto. E ancora, mi dispiace appunto sottolinearlo, c'è comunque un gap di informazione, quindi cercare di continuare a colmarlo.
un piccolo appello che faccio sempre alla politica e ai media. Cioè, la politica in generale, diciamo sempre, smettiamo di nazionalizzare i successi e europeizzare i fallimenti, perché diventa un gioco al massacro. Quindi, se qualcosa funziona, se l'Europa fa qualcosa di buono attraverso la politica della coesione, diciamolo, ditelo, cioè, questo è l'appello fatto ai politici. E per i media, chiaramente, ringrazio il Sole 24 Ore per l'iniziativa, c'è stata anche ANSA che si è molto spesa per cose simili, la stessa cosa, cioè facciamo informazione più pervasiva, mirata, per dire a tutti quello che non funziona, ma anche quello che funziona, che è altrettanto importante. Grazie. Grazie a lei. Io passo la parola al dottor De Michelis, capo di gabinetto della commissaria alle politiche regionali Corinna Creu, che ci fa il quadro del dibattito, del punto in cui è arrivato il dibattito sul quadro finanziario pluriennale. Nel corso dell'intervento probabilmente avrà modo di rispondere anche ad alcune delle domande che sono arrivate. Dammi un calcio fra 10 minuti. Buongiorno e grazie a tutti, grazie a Beatrice per aver organizzato questo incontro importante e che arriva a un momento cruciale della discussione in commissione sul futuro bilancio dell'Unione. Io volevo condividere con voi alcune riflessioni generali, alcuni elementi di come stiamo riflettendo per riformare il funzionamento di questa politica. La riflessione generale è che negli ultimi 2 anni c'è stato un terremoto politico in Europa, dal referendum britannico alle presidenziali austriache, alle politiche in Germania, in Italia, più recentemente in Ungheria, in Repubblica Ceca, alle presidenziali francesi, in cui grandi pezzi di Europa si sono rivolti a delle formazioni politiche che esprimevano dei dubbi, delle perplessità sulla direzione in cui l'Europa stava andando e sulla capacità dell'Europa di dare risposte ad alcune delle fratture sociali ed economiche che sono emerse in Europa negli ultimi anni. È molto difficile capire queste fratture se non si tiene conto della dimensione territoriale o geografica. Ci sono stati degli interessantissimi lavori recentemente che hanno cercato di incrociare i dati dei voti in giro per l'Europa e non solo, con alcuni dati socio-economici. Il più interessante è uno studio recente fatto dalla London School of Economics intitolato "I luoghi che non contano". I luoghi che non contano. E che dimostra come quel voto avviene in pezzi di territori d'Europa in cui quelle fratture sociali ed economiche sono più acute. La relazione sullo stato della coesione in Europa prodotto dalla Commissione nell'ottobre dell'anno scorso racconta un'evoluzione della geografia economica e sociale in Europa abbastanza drammatica, con una convergenza delle dinamiche positive all'est e una divergenza fortissima nel sud dell'Europa e nel centro-ovest europeo. L'Italia è uno di quei paesi che ha perso tra i 10 e i 15 punti percentuali di PIL rispetto alla media europea e, contrariamente a quello che si pensa, le due regioni italiane che hanno perso di più sono il Lazio e la Lombardia, che hanno perso 25 punti percentuali di PIL rispetto a dove erano 10 anni fa. Ed è in questo contesto che il dibattito sulle finanze europee, sul futuro bilancio che la Commissione metterà sul tavolo fra 10 giorni, ha luogo. In questa discussione, alcuni di voi lo sanno qual è il mio pensiero, c'è una tensione tra delle visioni che non sono tanto sulle priorità, perché tutti sono d'accordo che bisogna fare più innovazione, bisogna fare più ricerca, bisogna fare più formazione, ma sul modo, sulle politiche per concretizzare e servire queste priorità. E questa tensione, per riassumerla in poche parole, è fra coloro che pensano che è meglio organizzare le politiche centralmente da Bruxelles e quelli che pensano invece che sia necessario lavorare insieme ai territori, alle regioni,
alle autorità locali per costruire quelle politiche insieme. Le due visioni sono legittime e complementari, ma evidentemente in un bilancio che ha dei limiti, in cui non si può fare tutto, crea dei trade-off difficili. Nella proposta della Commissione, che voi vedrete fra 10 giorni, la politica di coesione continuerà ad avere un ruolo importante, perché è la politica che serve per dare le risposte specifiche ai territori di cui dicevo prima, perché è il modo in cui si riesce a fare integrazione rispetto a delle visioni più settoriali di come vanno organizzate le politiche, e forse anche perché l'Europa non è ancora pronta a un bilancio veramente federale, e quindi la gestione condivisa che caratterizza la politica di coesione in questo dialogo difficile a volte fra Europa, Stato membro e autorità regionali e locali è indispensabile. Probabilmente il peso relativo della politica di coesione sarà minore rispetto al passato, l'avete sentito, il commissario europeo al bilancio l'ha detto più volte, che le due grandi rubriche del bilancio europeo, politica di coesione e politica agricola, probabilmente vedranno riduzioni tra il 5 e il 10%, e riduzioni di quell'ordine di grandezza saranno necessarie per poter servire da un lato il gap lasciato dai britannici e dall'altro nuove priorità che nel frattempo sono emerse. E questo spiega tra l'altro anche perché nell'ambito delle politiche dei trasporti ci saranno un po' meno risorse di quanto ce ne siano attualmente, di nuovo, perché a bilancio costante, anzi bilancio che diventa più piccolo, bisogna trovare spazi per finanziare la difesa, per finanziare la gestione dei flussi migratori, per finanziare la gestione delle frontiere. Sempre sul bilancio c'è un altro aspetto importante che è stato toccato brevemente da alcuni di voi, che è la distribuzione delle risorse della politica di coesione, che è una questione estremamente importante. E quello che la Commissione proporrà sarà un equilibrio diverso rispetto a quello che c'è oggi, esattamente perché nel frattempo l'Europa è cambiata. I paesi e le regioni all'est sono diventate più ricche, i paesi e le regioni al sud, nel centro Europa, nel centro ovest sono diventate più povere, e quindi il bilancio della politica di coesione dovrà riflettere questa nuova geografia, ed è il motivo per cui nella costruzione di questa distribuzione la Commissione sta pensando a utilizzare indicatori nuovi, diversi, che completino l'indicatore tradizionale del reddito pro capite. E questo vuol dire che in un paese come l'Italia, che ha perso terreno, il peso relativo all'interno della politica di coesione sarà più importante di quanto non lo è oggi. All'Italia poi di negoziare in modo intelligente la sua posizione nei negoziati a venire. Gli altri tre punti che volevo toccare brevemente sono che cosa fare con questa politica, come farlo e con che condizioni o condizionalità, perché questi sono i tre grossi dibattiti su cui si sta organizzando la discussione a Bruxelles. Su cosa fare? Di nuovo, la relazione sullo stato della coesione racconta che c'è un pezzo d'Europa che, per dirla in buon italiano, is stuck in the middle. Sono quei territori che non sono né in grado di competere sul costo del lavoro non solo con la Cina ma anche con pezzi d'Europa, e non sono in grado di competere alla frontiera tecnologica con le regioni più avanzate e più dinamiche d'Europa. Per quel pezzo di territori c'è bisogno di costruire politiche di trasformazione industriale basate sull'innovazione, sull'educazione, sulla formazione, ed è questo il motivo per cui, l'avrete notato, la Commissione ha lanciato recentemente delle azioni pilota esattamente per testare come costruire delle politiche di trasformazione industriale in questi territori. Questo sarà il centro, il cuore della politica di coesione futura: innovazione, ricerca, inclusione sociale, mercato del lavoro e ambiente e cambiamento climatico. Niente di nuovo, cose che tutti sappiamo, ma su cui ci sarà più esigenza di utilizzazione delle risorse.
Come farlo? Si parla da 30 anni di come semplificare le politiche pubbliche, le politiche di coesione. Noi essenzialmente stiamo ragionando su tre filoni. Il primo è come costruire un contratto di fiducia tra l'Europa e gli Stati membri e le regioni. Perché un contratto di fiducia? Perché oggi, come voi sapete, quando il Parlamento europeo chiede conti sull'utilizzo delle risorse europee, non è l'Italia che va in Parlamento, è la mia commissaria. E quindi la mia commissaria deve essere sicura di poter dire: guardate che le risorse sono state spese bene. Questo spiega perché nel corso degli anni si è creata una complessità amministrativa sui controlli, sui sistemi di gestione. Beh, vediamo se è immaginabile un sistema in cui, a fronte di sistemi nazionali che funzionano, e lì sarà il test decisivo di come definire quali sistemi funzionano e quali no, laddove funzionino, la Commissione possa dire: beh, ci fidiamo dei vostri sistemi di controllo nazionali o regionali e non abbiamo bisogno di arrivare a vedere cosa fate. Difficile, difficilissimo, una discussione complessa con il Parlamento europeo, complessa con la Corte dei Conti, ma è il nodo su cui questa politica si semplifica o non si semplifica. Gli altri elementi su cui stiamo ragionando è come accelerare, qualcuno ha detto, come possiamo essere sicuri che partiamo il 1 gennaio del 2021. Sarà difficile, comunque, ma cerchiamo almeno di costruire delle regole che non complichino ulteriormente le cose, quindi per esempio il sistema di designazione delle autorità che gestiscono le risorse, beh, l'abbiamo fatto in questa tornata, non dobbiamo rifarlo. Questo dovrebbe, speriamo, accelerare un po' i tempi. Pensiamo di ridurre i tassi di cofinanziamento medi europei, che è un modo per aumentare l'effetto leva delle risorse europee, evidentemente, perché ci sono più risorse nazionali che vanno messe sul tavolo, e per aumentare la responsabilità, tra virgolette, e la proprietà di queste politiche da parte degli Stati membri e delle regioni. Discussione, evidentemente, che per un paese come l'Italia ha un legame chiaro, forte, con tutta la discussione sul patto di stabilità e sullo svincolo del cofinanziamento nazionale. Discussione che però va portata dall'Italia. È l'Italia che deve trovare alleanze in Europa per vincere questa discussione. E l'ultimo punto è quello sulle condizioni. Le condizioni sono di tre tipi: le condizioni di tipo macroeconomiche, il legame con il semestre europeo, con il patto di stabilità, il legame con lo Stato di diritto, i valori, e il legame con tutta la discussione sulle migrazioni. Per quanto riguarda le condizionalità economiche, essenzialmente la Commissione proporrà lo status quo, anche perché, come voi avete probabilmente visto nel rapporto del 14 febbraio, la Commissione proporrà uno strumento separato per offrire incentivi agli Stati membri che hanno interesse a condurre delle riforme strutturali importanti. Quindi questi incentivi saranno costruiti al di fuori della politica di coesione, quindi la politica di coesione continuerà con il sistema che voi conoscete, per cui quando ci siederemo al tavolo per discutere come utilizzare queste risorse, guarderemo a che cosa il Consiglio ha deciso in termini di semestre europeo, cosa l'Italia deve fare, quanto di quelle raccomandazioni potranno essere servite dagli investimenti cofinanziati dalla politica di coesione. Sullo Stato di diritto e sui valori, la Commissione si sta orientando verso uno strumento separato, orizzontale, che essenzialmente guardi ad alcuni pezzi del discorso molto ampio sullo Stato di diritto, ma pezzi che sono necessari per far funzionare bene il bilancio europeo, e per dire: beh, se quelle condizioni non sono riempite,
il bilancio europeo non può essere utilizzato bene, quindi ci sono delle conseguenze. E quello a cui stiamo guardando in particolare, non vi sorprenderà, è il funzionamento del sistema giuridico, dei sistemi di appello, dei funzionamenti dei tribunali. Sulle migrazioni, una battaglia che l'Italia ha portato avanti negli ultimi anni, la riflessione è un po' inversa, nel senso che non stiamo pensando a delle condizionalità, ma degli incentivi, ovvero sia per quei paesi, per quei territori che hanno accolto positivamente i flussi migratori e quindi sono confrontati a un problema di integrazione, ci saranno più risorse a disposizione. Quei paesi che al contrario hanno detto no grazie, ne avranno un po' meno. Piuttosto che di costruire una condizionalità in cui si dice se non l'avete accolto vi tagliamo i fondi. Quindi questo è un modo per girare un po' la questione e renderla più anche più gestibile politicamente. E l'ultimo punto molto importante è quello che molti di voi hanno sollevato, che è quello della capacità amministrativa, discussione tra l'altro pilotata da Vittoria in commissione e sui fondi sui fondi strutturali. Questo sarà un altro pezzo estremamente importante, perché ce ne siamo resi conto, ci abbiamo messo un po', ma siamo resi conto che la capacità amministrativa è assolutamente centrale nel funzionamento delle risorse pubbliche. Già in Italia con i programmi di riforma amministrativa forse non è la soluzione, ma almeno è stato un tentativo di dire, visto l'esperienza 2007-2013, guardiamo quali sono stati i problemi e vediamo di trovare delle soluzioni. E quindi stiamo pensando a dei meccanismi che accompagnino in modo più proattivo e più forte il funzionamento, il disegno e la costruzione dei programmi. Con questo concludo, la Commissione presenterà, ormai siamo alle battute finali, ai giorni conclusivi, presenterà le sue proposte sul pacchetto complessivo finanziario il 2 maggio, presenterà i nuovi regolamenti sui fondi strutturali che governano queste risorse finanziarie alla fine di maggio, e poi la palla passa ai paesi, passa al Parlamento, e quindi è importante presidiare da vicino, parlando con i rappresentanti dell'Italia in Europa, per come posizionarsi e cambiare, modificare, aggiustare le proposte e le risorse che la Commissione metterà sul tavolo. Grazie. Grazie. Grazie dottor De Micheli, avevo preparato una serie di domande a cui lei in parte ha già risposto, e le faccio l'ultima. Non pensa che sia troppo tardi per l'Italia per fare qualcosa? Non è stato perso, mi riferisco soprattutto alla prossima programmazione e non tanto a quella in corso, perché poi l'altra particolarità della politica di coesione è che si sovrappongono tre periodi: la chiusura di quello che è finito nel 2007, poi il 7-13, 14-20, adesso stiamo già ragionando sul post 2020. È troppo tardi per l'Italia, per il sistema paese, incidere su questo dibattito a Bruxelles? Ma no, non è tardi. L'Italia in parte ha già contribuito a questa discussione, ha preso una posizione l'anno scorso sul bilancio, sulla politica di coesione, le regioni hanno preso posizione, quindi il contributo italiano c'è. Adesso l'importante è partecipare, rispondere alle proposte della Commissione ed essere presenti in questa discussione, organizzare un sistema paese che sia in grado di mettere insieme i differenti pezzi per poter portare la posizione italiana e difenderla, anche perché l'Italia ha questa stranissima posizione nei negoziati. L'Italia è un contributore netto e nello stesso tempo è un grande beneficiario della politica, quindi non è né tra i contributori netti né tra i beneficiari, è in mezzo, e in questa posizione è un po' sola, e quindi costruire delle alleanze con altri paesi, perché anche lì la geografia politica si sta modificando, che si troveranno in quella stessa posizione, queste alleanze vanno costruite. Certo che l'Italia, come tutti peraltro, ma questo è meno sulla gestione politica della discussione, più sulla gestione dell'attuazione dei programmi attuali, dovrà gestire la sovrapposizione micidiale di sempre di questa politica, una politica pluriennale tra la fine di un periodo di programmazione e l'altro. Questo avete una discussione oggi pomeriggio con l'Agenzia per la Coesione. Appena arrivata la dottoressa.
per vedere come, a che punto siamo e come cercare di accelerare in modo da essere pronti nei negoziati sui nuovi programmi che, se tutto va bene, cominceremo nel 2020. Se, come la Commissione spera, saremo in grado di trovare un accordo prima delle elezioni europee, quindi in aprile, marzo-aprile l'anno prossimo, con i regolamenti che arriveranno alla fine del 2019, inizio del 2020, vuol dire che nel 2020 ci siederemo attorno al tavolo per discutere i nuovi programmi. Quindi sarà bene essere pronti, noi spero lo saremo. Grazie. Ci sono domande per il dottor De Michelis? Vedo già un paio di mani alzate, ce n'è una. Ok, sì, grazie. Caporizzi, Regione Umbria, autorità di gestione, quindi sono un collega dei colleghi che hanno richiamato. Preliminarmente, insomma, siamo rassegnati a che in questi eventi raramente o quasi mai si chiamano a partecipare, a parlare coloro che quotidianamente e in prima fila si occupano di politica di coesione, però ormai è così e quindi siamo del tutto rassegnati. Però è un peccato, perché poi fondamentalmente chi è in prima fila e chi tutti i giorni sui territori si occupa di queste cose è in grado di dire qualcosa sulla semplificazione, sull'orientamento al risultato, sull'efficacia, sul perché non si va avanti, sulle difficoltà che vi sono, tra le quali per esempio la non conoscenza o la scarsa conoscenza da parte dei potenziali beneficiari esiste, ma non è certo la prima. Nicola De Michelis, che tra l'altro di cui noi come regioni periodicamente approfittiamo della sua competenza e cortesia appunto per fare degli appositi seminari di aggiornamento su queste tematiche, ha richiamato un aspetto. L'aspetto è quello che attiene, credo, appunto al grande macro obiettivo della semplificazione. La fase 14-20 iniziò con due, diciamo così, macro obiettivi, no? Orientamento al risultato e semplificazione. Il secondo è andato male, nel senso che si è ancora più complicata, tant'è vero che noi, scherzandoci, ogni volta che sentiamo dire che la Commissione vuole semplificare, ci preoccupiamo perché diciamo, si andrà di male in peggio. Questa volta ovviamente viene riproposto, anche perché lui lo sa bene, qui c'è qualcuno che inizia a chiedersi se il gioco valga la candela, nel senso che è talmente complicato avvalersi dei fondi comunitari che qualcuno magari ci rinuncia. Poi noi abbiamo una specificità italiana, su cui nessuno parla e che però qualche collega giustamente l'ha evocata. Allora, se non sbaglio, però questo è il senso della domanda, Nicola, di una sorta di rating delle capacità operative o dell'efficienza dei sistemi amministrativi dei paesi, in base al quale, in base al risultato di questa valutazione, modulare, graduare quindi l'intensità dei controlli, diciamo, aggiuntivi o specifici richiesti o imposti dalla Commissione, un qualcosa del genere. E questo qualcosa del genere si farebbe a livello di paese o anche a livello di singola, diciamo così, autorità di singolo attuatore, di singolo soggetto attuatore. Da ultimo, visto che si parla di questo, ecco, bisognerebbe rendersi conto che questo paese sta coscientemente, e qui riecheggio ciò che hanno detto i colleghi, sta coscientemente, volutamente bloccando se stesso. E cioè è un obiettivo posto e portato avanti con lucidità. In nome di un obiettivo sacrosanto e giustissimo, e cioè la lotta alla corruzione, si sta facendo il contrario di ciò che questo obiettivo richiede. Invece di snellire, rendere più efficiente la pubblica amministrazione, che è il primo modo per prevenire la corruzione, non l'unico ma il primo, la si sta ulteriormente ingessando, appesantendo, complicando. In tal modo si ottengono due obiettivi sicuri: alimentare la corruzione e rallentare le capacità e bloccare il paese. Grazie. Grazie. Vuole rispondere subito, dottore Michele? Magari dopo. C'era un'altra domanda qui. E Angela Lamboglia, Fasi Biz. Una domanda sul tema della condizionalità macroeconomica. Si parla effettivamente di questo strumento per il sostegno alle riforme strutturali. Non mi è chiaro se le risorse dovrebbero essere considerate nel bilancio della coesione. Si parlava, se non sbaglio, di una riserva di efficacia da
destinare a questo strumento oppure se avrebbe una dotazione autonoma. E su invece i criteri di ripartizione dei finanziamenti, quando parla di aggiungere indicatori ad integrare, diciamo, il reddito pro capite, parla di indicatori ad esempio relativi all'occupazione eccetera, perché ad esempio sulla PAC c'è un discorso parallelo sul superamento ad esempio del criterio della superficie aggiungendo l'intensità di lavoro eccetera, quindi mi chiedevo se era diciamo qualcosa, indicatori macroeconomici che andrebbero ad integrare il reddito pro capite per meglio riflettere la situazione dei territori. Grazie. Molto brevemente, quanto detto dal collega mi fa pensare sempre alla ricerca della famosa flessibilità andando a Bruxelles a chiedere cose che altri paesi non chiedono. Se gli altri riescono a districarsi in questa complessità che sembra a volte impossibile di preparare i progetti, di preparare rendicontazione, perché noi non possiamo arrivarci? Quindi solo menzionare il fatto che dobbiamo chiedere una semplificazione eccetera continua ad alimentare la mantra che tra nord e sud non ci possono essere punti comuni, quindi bisognerebbe smetterla secondo me. Grazie, io avrò spazio nel pomeriggio, Agenzia della Coesione Territoriale, quindi non voglio rubare spazio ai colleghi, mi sono riferito un po' il tenore del dibattito di cui ringrazio tutti. Io credo che bisogna anche prendere coscienza che sulla coesione territoriale c'è molta narrazione, soprattutto in Europa e soprattutto da parte di altre istituzioni, non solo della Commissione ma anche del Parlamento, narrazioni diciamo su cui pesano dei pregiudizi e su cui pesano dei prototipi negativi. Lo abbiamo visto in un dibattito che abbiamo fatto con la Commissione Bilancio, dove ci è stato quasi detto che i fondi non solo venivano sprecati in tutta Europa, ma anche e soprattutto diciamo, non rendicontati sufficientemente controllati alla Commissione, cosa che appunto qui nella generalità dei casi è stato invece sollevato come uno dei temi, cioè l'eccessivo controllo dei fondi che la Commissione gestisce in partnership con gli Stati membri, che è il fondamento più nobile della politica di coesione rispetto a quello che succede sui fondi diretti. Vi dico che in quella seduta la Danimarca è un less absorber, perché non solo noi rendicontiamo in ritardo, molti in ritardo rispetto a tabelle di marcia che su progetti strutturali non sono fatti tenendo conto di questa complessità che c'è. Essere un less absorber può anche significare che nella fase iniziale dedichi tempo alla progettazione. Lo dico senza voler scansare responsabilità e coscienza di moltissime criticità che ancora pesano soprattutto sul nostro paese, ma sapendo che ci sono dei punti in comune che tutti scontiamo e che la politica di coesione sconta, pur essendo la politica più trasparente e monitorata dell'Unione Europea e anche a volte nei singoli Stati membri. Grazie. Allora, abbiamo ancora un quarto d'ora. Io dedicherei 10 minuti, 5 minuti alle risposte e poi affiderei le conclusioni al conclusioni, parolone. Nel programma è così, l'unica cosa che rispetteremo del programma insieme all'intervento iniziale della dottoressa Covassi. Allora, risponde il dottor De Michelis ad alcune delle domande. Sì, rispondo a tre domande fatte. La prima è su quali indicatori. Beh, quello che stiamo cercando di fare è di costruire un cocktail di indicatori con il PIL, una serie di indicatori sociali, il tasso di disoccupazione, il tasso livelli di educazione, livelli di povertà eccetera, per cercare di catturare le dinamiche sociali, e una serie di indicatori legati più economici o ambientali se preferite, legati alla ricerca, all'innovazione, all'emissione di gas a effetto serra, di mettere insieme questi indicatori per avere una fotografia migliore di dove stiano e dove siano posizionati gli stati membri e le regioni per poi poter distribuire le risorse.
sul sistema per le riforme strutturali è uno strumento separato, altro dalla politica di coesione, quindi non è legato alla politica, è uno strumento volontario in cui un paese che vuole fare una grande riforma del mercato del lavoro si presenta a Bruxelles e dice: ecco, questa è la riforma che voglio fare, ha dei costi e c'è un incentivo finanziario più una discussione sul merito per stabilire il cronoprogramma e la tempistica di queste riforme. Su tutta la discussione sulla semplificazione, io sono d'accordo con l'uso che è sempre, sempre pericoloso, e per essere molto, molto chiari, quello che noi sentiamo è da una parte una richiesta di stabilità: per favore non cambiate di nuovo il sistema, che ci vogliono 2 anni per capire come funziona, e dall'altro però di dire: però effettivamente questo è un sistema complicato e non è l'Italia che lo chiede, tutti gli stati membri, dai tedeschi agli austriaci ai polacchi, ci dicono: per favore semplificate questa macchina che è diventata pesante perché le politiche che cofinanziamo insieme sono complicate, complesse, ma ci sono sicuramente margini per snellire ai margini e cercare di capire laddove si possono togliere cose che questo periodo di programmazione ha dimostrato non sono assolutamente necessarie. Ed è anche vero, come diceva la dottoressa Groh, che se c'è una politica in Europa che è super controllata, super valutata, super monitorata, l'unica che ha fatto un primo tentativo di poter raccontare, come qualcuno diceva, che cosa si fa, che cosa si compra con queste risorse, è la politica di coesione. È la politica di coesione. È un sistema complicato e anche lì stiamo cercando di vedere come quella miriade di indicatori che abbiamo costruito insieme può essere semplificata, concentrarsi su pochi, ma è l'unica politica che ha fatto questo tentativo, e quindi io credo che vada anche raccontato un po' meglio come questa politica funzioni, con tutte poi le necessità di cercare di trovare modi per renderla più snella. L'ultima domanda, quella che tu hai fatto su qual è il livello su cui eventualmente costruire questo contratto di fiducia, ci stiamo ancora ragionando, ma ha probabilmente senso guardare ai programmi piuttosto che ai paesi, perché giustamente tutti i paesi hanno al loro interno capacità diverse e performance diverse, indipendentemente da clivage nord-sud o est-west. Questo è un po' dove stiamo ad oggi. Grazie, dottore Michelis. Allora, io prima di affidare le conclusioni al vicepresidente Sassoli, vi ricordo la tavola rotonda del pomeriggio, nella quale verranno affrontati molti dei temi che già sono stati toccati questa mattina, soprattutto nelle domande ma anche negli interventi. E c'è anche la possibilità di prenotarsi per fare gli interventi, forse anche un po' più strutturati rispetto a stamattina, e adesso durante la pausa pranzo potete rivolgervi a Veronica Flora, che dovrebbe, eccola lì in fondo. Beh, grazie, è stata una mattinata molto utile, una riflessione che ha toccato tante questioni, che è andata al cuore certamente di una priorità del nostro paese e di una priorità europea. In questo caso, diciamo, le due cose si integrano. E mi dispiace che qualche accenno, ad esempio quello che ha fatto l'onorevole Cicu, adesso io non voglio difenderlo, non tocca a me, insomma, però ci tengo, perché è un accenno, diciamo, alle questioni del Mezzogiorno viste da un politico del Mezzogiorno, e quindi io credo che si riferisse ad alcune situazioni che in qualche modo hanno bisogno di essere sostenute, ma questo non deve far pensare e far scattare, diciamo, delle... Abbiamo un sistema italiano che in qualche modo deve ripensarsi, no? E questo va al di là delle responsabilità, della storia. Abbiamo fatto mali conti con l'Unità d'Italia, insomma, sì, tante cose, però abbiamo anche la necessità in qualche modo di essere pronti anche ad accogliere dei cambiamenti, perché tutti i giorni ce ne accorgiamo. Abbiamo inventato la regione adriatico-ionica, e la stiamo usando? Come la stiamo usando? Che cosa
qual è la regia, il motore italiano in quel progetto così importante? Perché ci abbiamo creduto, ad esempio, no? Nell'Europa delle macro regioni. Poi ce n'è una che un pochino ha dato dei segni di vitalità, ce n'è un'altra che magari ci riguarda da vicino, che stenta. E la stessa cosa vale, diciamo, un po' anche per il nostro sistema, il nostro ordinamento. Tante delle questioni che voi avete toccato, cari signori, sono problemi nazionali che devono essere risolti qui e non a Bruxelles. Il problema della legge anticorruzione o dei limiti o dei vincoli che tante leggi nazionali impongono alle nostre amministrazioni, al nostro sistema, non si risolvono a Bruxelles, si risolvono qui. E probabilmente anche con la capacità delle regioni, delle amministrazioni e della politica di ascoltarsi un po' di più, credo. Se uno vuole governare deve avere consenso, perché senza consenso si governa male. Il piccolo e il grande. Però che ci siano delle correzioni anche nella mentalità, e alcune cose sono state dette e vanno in questa direzione, dobbiamo raccoglierle perché ci farebbero bene. Ogni provincia vuole il suo porto, che si affaccia sul mare vuole il suo porto. Ogni provincia vuole l'aeroporto, ogni provincia vuole l'alta velocità. Beh, insomma, è un paese che deve scegliere, perché tutto quello che la politica spesso o le opinioni pubbliche desiderano non sono realizzabili. Abbiamo due aeroporti sull'Adriatico, perché è stato toccato il tema dei trasporti. Siccome io mi occupo di questo al Parlamento europeo, sono un po' più ferrato. E abbiamo due aeroporti che hanno l'intermodalità, tutti e due. Uno è Pescara, uno è Ancona. Ci hanno la ferrovia, il porto, l'autostrada. Ci hanno tutte quelle caratteristiche che l'Europa richiede per potersi sviluppare. E invece sono due aeroporti in crisi, e siccome sono due aeroporti che fanno parte, diciamo, del patrimonio di famiglia di due regioni, insieme non dialogano. Sono andato lì, ho cercato di metterli in contatto. L'esperienza dell'aeroporto Firenze-Pisa poteva essere un modellino per il rilancio di aeroporti che fanno bene non solo all'Abruzzo e alle Marche, ma fanno bene all'Italia, E invece è difficile, perché ognuno ha i propri gioiellini, ci tiene, magari li mette insieme ad altri con difficoltà. Eppure, per esempio, dall'altra parte dell'Adriatico, mi spiegava Scannapieco, della Banca Europea degli Investimenti, la BEI si è inventata un finanziamento per l'aeroporto di Dubrovnik che sta spostando il turismo, flussi di turismo importanti, perché quell'aeroporto ha ottenuto finanziamenti, si sta rilanciando. Noi siamo contenti di questo, Però perché non pensare a meccanismi che in qualche modo possono essere utili ai nostri territori, alle nostre regioni e al nostro paese? È un po' quello il compito anche un po' concreto che ci troviamo ad affrontare. Però una cosa oggi è venuta di molto concreto, che noi la politica della coesione la vogliamo difendere, e non è una parola astratta, è una parola molto concreta. E oggi ci sono stati rappresentanti di partiti diversi che magari discutono, litigano e quant'altro, che concretamente hanno detto che loro questa roba qui la vogliono difendere per il paese, e questa qui non è scontato, perché tanti anni fa probabilmente non l'avremmo detto con le stesse parole, perché un paese cresce anche sapendo dialogare, non si nasce, diciamo, tutti nella stessa maniera, con le stesse sensibilità e sintonie. Però ci accorgiamo che magari il distacco con l'opinione pubblica dobbiamo colmarlo, però tante parole, tanti linguaggi e tante sensibilità appartengono anche a mondi che magari fino a ieri facevano fatica a incontrarsi.
E credo che questo sia un grande successo, dobbiamo guardarlo con fiducia, è un pezzo della concretezza che dobbiamo mettere nelle cose. E assolutamente la difesa del livello di finanziamento 21-27 è un fatto concreto, concreto. Penso che su questo si giocheranno anche parte delle elezioni europee il prossimo anno. Così come credo che sia concreto ed è venuto da tutti il fatto che a Bruxelles il nostro paese deve fare un po' più sistema, poi ci sarà sempre quello che magari non vuole stare fuori dalla porta, però oggi siamo nella condizione di farlo. Per esempio una differenza tra la scorsa legislatura e quella di oggi. Quando nel 2009 sono arrivato a Bruxelles, le reti di impresa presenti con i loro uffici a Bruxelles erano pochissimi. Oggi ne aprono tutti i giorni, reti di impresa italiane. È importante, perché non sono lobby o interessi scorretti, sono lobby e interessi legittimi. E questo è la comprensione dell'importanza e della centralità di Bruxelles. Parlamento europeo, sapete, abbiamo un dossier che naturalmente peserà molto sulla politica di coesione e il bilancio in genere, che è la questione della Brexit. Da lì passerà una riduzione, passeranno certamente delle revisioni a cui dovremo prestare attenzione. Allora, a maggior ragione, perché ci troveremo con questo, dobbiamo essere fermi nel definire le nostre priorità, ed è stato utile, sono utili le osservazioni di tutti, in particolare del dottor De Michelis, proprio perché avremo qualche difficoltà, le nostre priorità devono essere ancora più chiare e condivise. Probabilmente non devono essere tantissime, devono essere ben inquadrate. Sono state dette da parte vostra cose che io concordo. La definizione di piccola e media impresa è una questione che può darci un colpo, che può dare un colpo importante al nostro sistema, quindi dobbiamo anche su questo essere molto pronti a reagire. La questione del turismo, anche qui noi scontiamo politiche di non trasferimento di poteri all'Europa che, ad esempio, in un comparto come questo creano dei grandissimi problemi al sistema, all'Europa e al sistema italiano. Anche su questo l'ordinamento regionale volevamo correggerlo, ma non ci siamo riusciti. È stato ribadito l'importanza della formazione tecnica. Io credo che questo sia strategicamente vitale. Per esempio, anche gli uffici regionali delle regioni a Bruxelles probabilmente potrebbero, diciamo, contribuire a questo. In fondo noi siamo il Parlamento, poi ci sono le regioni, l'Europa è fatta di tanti soggetti, c'è la Commissione, però ci sono anche le regioni. E le regioni, secondo me, su tante questioni dovrebbero essere in grado non solo di portare le loro esigenze, ma anche di mettere insieme vocazione italiana a cui la regione potrebbe dare un apporto maggiore. È stato detto, e io credo che questo sia un po' il richiamo di tutta la mattinata, facciamo in modo che il nostro paese non investa su meccanismi che lo bloccano. Qui però i piani e le responsabilità sono differenti. Siamo in un momento di passaggio, la situazione italiana è
molto complicata. Ci sarà qualcuno che andrà al governo, qualcun altro che resterà all'opposizione, però penso che alcune considerazioni che vengono dalle amministrazioni, dalle regioni, dalle esperienze fatte da parte del governo nazionale, dalla complicità positiva, intendiamoci, di quel segmento particolare che è la comunità degli europarlamentari, beh, io possa essere, diciamo, una spinta perché su tante cose si possa continuare ad investire e non soltanto a rimetterle in discussione. Credo che questo sia anche un richiamo alla politica, perché al prossimo anno ci saranno le elezioni europee e sappiamo di quanta difficoltà abbiamo a far percepire la concretezza dell'Europa nella vita delle persone. Su questo naturalmente c'è la responsabilità un po' di tutti, dobbiamo sentirlo come un richiamo anche morale al fatto che un paese debba trovare nell'Europa l'assicurazione per la sua vita futura. State dette tante criticità, però un'Europa che in qualche modo smonta questa sua capacità di essere l'assicurazione sulla propria vita indebolirebbe non solo l'Europa, ma noi in particolare. I tentativi, i richiami, ce ne sono quanti ne volete. Credo che qui il prossimo anno in particolare ci sia uno sforzo perché tutto il sistema faccia capire alle opinioni pubbliche che indietro non si deve tornare. Poi, per quanto riguarda un'ultima considerazione, perché l'ambasciatore giustamente ha posto alcuni problemi, però io non farei un accenno frettoloso ai processi di adesione. I processi di adesione sono molto importanti, perché ci sono parametri, certo, da rispettare, vincoli a cui attenersi, standard da raggiungere, però poi c'è anche la politica e la geografia. E se noi non avessimo investito, con tutte le lacune del caso, nell'adesione di tanti paesi che sono ai confini orientali dell'Europa, con questa politica russa che abbiamo visto quanto sia invasiva, probabilmente ci saremmo trovati in molti più guai. E quindi io penso che sia stata saggezza, anche magari a fronte di parametri non perfetti, far valere la politica. E la stessa cosa vale per i Balcani. Ci sarà la Brexit, ma ci saranno anche paesi che continueranno a scommettere perché vogliono somigliare a noi. E penso che questo sia il richiamo forte per le elezioni del prossimo anno. Noi ci buttiamo giù, ma continuiamo a essere un continente i cui standard di vita sono i più alti del mondo. E credo che tanti ci guardino con invidia, cosa che noi non riusciamo a vedere di noi, a giudicare di noi. Ecco, penso che il processo di adesione nei Balcani ricucirà una ferita, che tra l'altro è stata molto dolorosa negli anni 90, che ha causato disastri, tragedie, guerre e lutti, tutto alle porte di casa nostra, e noi vogliamo che questo non capiti. Ecco perché i successi che sta ottenendo l'Albania, il Montenegro e la Serbia sono i nostri successi e dobbiamo considerarli così. Poi questo non vuol dire che entreranno domani, ma che sono paesi con opinioni pubbliche e classi dirigenti che vogliono somigliare a noi. E noi di questo dobbiamo essere molto soddisfatti, perché se l'Europa forse potrà investire su se stessa è anche nella sua capacità di proporsi come modello. Come possiamo rispondere alla globalizzazione da soli?
in fondo tanti dei nostri guai nascono esattamente dalla nostra incapacità di dare questa risposta, perché abbiamo visto che una globalizzazione senza regole ti entra in casa, ti fa male e ti può anche marginalizzare. Diciamo che abbiamo una vocazione che un po' riguarderà la nostra generazione, ma sicuramente quelle che verranno dopo di noi, che la globalizzazione non la fermi, ma gli devi dare delle regole. E chi è che le può dare queste regole? Noi abbiamo standard, abbiamo valori che possono essere utili per regolare il mondo globale. Ma se l'Europa continua a investire su se stessa, non se va in ordine sparso. Se andrà in ordine sparso non ci sarà questa assicurazione. E credo che dare senso a questo orizzonte è un po' il compito che la politica, le istituzioni, le amministrazioni, le reti dei cittadini, i partiti, dovrebbero assumere, perché è l'orizzonte del nostro futuro. Grazie. Grazie davvero a tutti per questa mattinata. Ricordo che per chi può offriamo un light lunch al primo piano, light lunch in linea col nostro light budget. A più tardi. Tutti a mangiare.